Buonasera e bentornati a Spring Archeology. Prima di ricominciare con la sessione pomeridiana, in un'ottica di rete, che è quello che il nostro convegno, si pone come intento principale, vorremmo lasciare la parola e la presentazione appunto del progetto Landscape 4. Quindi inviterei a salire sul palco, Stefania Pesce, Davide Gangale Risoleo e Cesare Felici, per presentarci appunto il loro progetto. Grazie. Intanto volevo ringraziare gli organizzatori per averci accolto qui oggi. Anche noi abbiamo creato un'iniziativa simile con la finalità di coinvolgere giovani ricercatori in questo tipo di attività, con la possibilità di gestire anche tutta la parte che ci sta dietro, quindi l'allestimento di un convegno, cosa vuol dire gestire un volume, gestire un referaggio, programmare un convegno, i vari interventi. Quindi sostanzialmente un'idea simile. Oggi io mi limiterò a farvi una breve introduzione di quello che abbiamo fatto e poi lascerò ai miei colleghi la presentazione della quarta edizione che ci sarà l'anno prossimo a Lecce e la cui deadline scade la fine di novembre. Allora, tendenzialmente Landscape è un progetto che nasce con la finalità di affrontare delle tematiche di carattere topografico con una prospettiva diacronica. Noi non ci siamo mai dati dei limiti temporali agli interventi che sono stati proposti durante le varie edizioni. È nato in seno al dottorato, alla scuola, al dottorato di Pisa, perché io e una mia collega nel 2019 abbiamo vinto un finanziamento dell'Università di Pisa per realizzare questa iniziativa, che inizialmente non aveva assolutamente la prospettiva o l'aspirazione di diventare una cosa di lunga durata, ma che di fatto l'ho diventato perché la prima edizione ha riscosso successo tra i colleghi e quindi abbiamo deciso di continuarla. Sostanzialmente nasce con due tematiche principali, che sono urbanistica e viabilità, che diventano poi due sessioni, e poi ci sono una sessione che viene sempre dedicata alle nuove tecnologie, che comunque sono fondamentali ormai nella nostra disciplina, e poi c'è una quarta sessione che tendenzialmente è legata alla vocazione dell'università, dove poi abbiamo sviluppato l'edizione. Ogni sessione è sempre introdotta da un keynote speakers. Abbiamo invitato docenti italiani o stranieri a introdurre la sessione e li abbiamo individuati sulla base della loro esperienza di ricerca, quindi persone che avevano un'esperienza in quella determinata tematica e che hanno fatto da introduzione a quelli che poi sono seguiti dopo gli interventi di giovani ricercatori, per mettere, diciamo, a confronto e creare anche un dialogo, mettere a contatto giovani ricercatori con specialisti di quella tematica. Tendenzialmente tutti quelli che hanno partecipato potevano presentare un poster o una lecture. Noi, diciamo, come limite ci siamo posti il fatto che chi ha partecipato ai nostri convegni o ha aspirazione a parteciparvi sia un dottorando o abbia un dottorato, o comunque sia un ricercatore con una posizione o sia uno specializzando. Quindi, a differenza di come hanno deciso di fare in Spring Archaeology sin dall'inizio, noi non abbiamo dato questa possibilità alle lauree magistrali. È nata così, con questa vocazione il convegno, abbiamo deciso di continuare a mantenerlo. Oggi con questa occasione ho cercato di mettere insieme i numeri. Sostanzialmente in questi anni, dal 2019 a oggi, abbiamo 9 persone sono state coinvolte, perché poi ogni volta che il convegno si è spostato in un'altra sede, altri ragazzi sono aggiunti al gruppo legati a quella sede. In totale finora 9 persone sono state coinvolte, 12 keynote speaker sono stati coinvolti in questo convegno, 11 docenti hanno fatto nel vario tempo parte del comitato scientifico, 4 università fino adesso sono state coinvolte, 68 contributi sono stati presentati, 128 i partecipanti totali e 2 le pubblicazioni che fino ad ora abbiamo prodotto al termine delle varie edizioni. La prima edizione è quella pisana, che ha portato poi alla realizzazione del primo volume che abbiamo pubblicato con la BAR. Ovviamente tutti i contributi che vengono proposti vengono sottoposti al referaggio prima, durante lo svolgimento del convegno e vengono sottoposti a un secondo referaggio in sede di pubblicazione, prima da parte nostra internamente e poi ovviamente da parte della casa editrice. La seconda edizione l'abbiamo organizzata con l'Università di Foggia, come è successo anche per Spring Archaeology. Ci siamo dovuti co contraffacciare col problema del Covid, quindi piuttosto che rinunciarvi, abbiamo deciso di trasformarla telematicamente.
Questa edizione, tra l'altro, aveva il coinvolgimento del comune di Pietra Montecorvino, che avrebbe coinvolto anche tutti gli invitati a partecipare al convegno in delle attività all'interno del comune, che purtroppo non si è potuto sviluppare. Comunque il comune ci ha dato una mano perché sostanzialmente ha finanziato la pubblicazione. Questo è il volume che è uscito quest'anno, pubblicato con Osanna Edizioni, che abbiamo curato io, mio amico collega Raimondo Ippolito, e la professoressa Marchi, il collega Forte, che ci ha aiutato nell'organizzazione. La terza edizione, che è quella, diciamo, l'ultima che abbiamo realizzato, l'abbiamo realizzata con l'Università di Bologna. E anche qui devo ringraziare il professore Giorgi e la professoressa Boschi che ci hanno dato una mano, e i colleghi Pizzimenti e Jacopini che sono diventati organizzatori dell'attività del convegno e che ci hanno permesso di continuare questo viaggio. Una cosa che non vi ho spiegato è che questo convegno è nato, l'iniziativa di noi studenti, però poi è sviluppato in sinergia con la consulta universitaria di topografia antica, perché entrambi, io che Ippolita, siamo studenti di topografia, entrambi ci siamo dottorati in topografia. E ogni volta cerchiamo di coinvolgere altri docenti della disciplina collegati nelle varie sedi. E a Bologna, inoltre, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare un'altra cosa che ci eravamo messi in testa, ovvero quello di portare una volta al sud e una volta al nord la sede del convegno. Quindi siamo stati una volta a Pisa, una volta idealmente a Foggia, a Bologna, e l'anno prossimo torneremo al sud, ovvero a Lecce, con l'Università del Salento. E i miei colleghi Cesare e Stefania vi spiegheranno cosa succederà. Allora, la quarta edizione del convegno Landscape ha come titolo e tematica principale la pianificazione e il mondo antico. Tra i dogmi del passato e le interpretazioni recenti. Si svolgerà tra il 25 e il 26 maggio del prossimo anno, organizzata grazie alla collaborazione tra l'Università del Salento in sinergia con la consulta di topografia antica e con il supporto del Polo Bibliomuseale di Lecce e del Museo Castromediano che ci ospiterà come sede del convegno. Per quanto riguarda il comitato scientifico, quest'anno è formato da alcuni docenti dell'Università del Salento, Giovanna Cera, Giuseppe Ceraudo, Veronica Ferrari e Adriana Valchera, poi ci sarà Paolo Liverani dell'Università di Firenze, Maria Luisa Marchi per l'Università di Foggia e Marcello Spanu per l'Università di Roma Tre. Il comitato organizzatore è composto da noi tre e da altri colleghi, Giulia D'Alessio, Stefano De Nisi e Ippolita Raimondo. Per quanto riguarda come partecipare, bisogna inviare un abstract di 500 parole entro il 30 novembre di quest'anno. Il contributo può essere sia in italiano che in inglese. Possono partecipare, come ha già spiegato Davide, specializzandi, dottorandi o giovani ricercatori provenienti sia da università italiane che straniere. Per quanto riguarda le sessioni tematiche, il prossimo anno intendiamo dividerlo in quattro sessioni. La prima sessione si chiamerà Morfologie e funzioni dei centri insediativi minori. In questa sessione vorremmo porre l'accento sulle diverse tipologie di insediamenti che caratterizzavano il paesaggio antico, quindi senza focalizzarci esclusivamente sulle città, ma anche sugli altri tipi di insediamenti. Insediamenti minori, anche il termine stesso, insomma, di città, sarebbe bello approfondire, insomma, le caratteristiche, il ruolo che queste città assunsero nel paesaggio in cui si trovavano. La seconda sessione è incentrata sui luoghi di incontro lungo le vie di comunicazione e quindi nello specifico le tipologie e il ruolo di questi luoghi di incontro sulle vie di comunicazione non solo terrestri ma anche fluviali, considerando anche gli approdi minori. I contributi sia nella prima sessione che nella seconda sono intesi per qualunque contesto geografico e cronologico, quindi non c'è una distinzione in questo senso. Grazie. Intanto volevo ringraziare e salutare tutti quanti, io vengo da questa università, quindi è un piacere essere qua e parlare davanti a voi. La terza sessione invece è gestione e amministrazione territoriale. L'idea era quella di prendere in mano una tematica forse anche molto attuale, che è quella del rapporto uomo e ambiente, come era nel passato. Noi abbiamo un po' l'idea
che nel mondo antico ci sia stato un rapporto quasi di idilliaco fra l'uomo e la natura, anzi l'uomo era in qualche modo anche succube della natura. In realtà, se noi guardiamo dalle immagini satellitari, fotografie aeree, si vedono benissimo le centuriazioni del mondo romano, quindi vuol dire che il rapporto tra l'uomo e l'ambiente era un rapporto comunque prevaricatore da parte dell'uomo sull'ambiente. Quindi l'idea è quella di parlare e vedere anche un po' nel passato come venivano gestite queste dinamiche, magari anche con l'utilizzo di nuove tecnologie. E qui si passa direttamente al quarto punto, che sono le indagini non invasive, il remote e il proximal sensing, il futuro della ricerca archeologica. La scelta è quella di un punto interrogativo, perché l'idea dei convegni è anche quella di creare dibattito, sempre. L'idea di confrontarsi prima di tutto, poi appunto sia questo che il landscape credo nasca appunto dall'idea di avere persone che hanno più o meno la stessa età, che hanno più o meno le stesse esperienze, che quindi possono parlare tra virgolette la stessa lingua, e anche avere dei progetti futuri molto comuni. Io sono appena tornato da una summer school proprio sull'utilizzo dei droni, e vi dico che la possibilità di parlare con ragazzi della propria età e che hanno appunto lo stesso obiettivo è estremamente stimolante. Torni a casa e hai voglia di fare tantissimo. Quindi l'idea è proprio questa, di riuscire a creare punti di unione, di congiunzione, ma anche di scontro, se è possibile, perché dallo scontro poi vengono fuori sempre cose molto interessanti. Quindi anche questo può essere un'occasione, spero fortunata, per i nuovi ricercatori che vogliono approcciarsi a questa materia, a questa disciplina. Non so se volete aggiungere altro. Comunque, per qualsiasi informazione, se andate sul sito o sulle nostre pagine social, trovate tutte le informazioni. Se volete scriverci, potete scriverci via mail e provvederemo a rispondervi. Basta. Grazie. Grazie ragazzi, è stato veramente molto interessante e vi auguro buon lavoro. Adesso riprendiamo con i lavori di Spring, quindi invito la dottoressa Menghini a raggiungermi sul palco e ad iniziare la moderazione del suo panel. Grazie. Buon pomeriggio a tutti i presenti qui in sala, forse devo cambiare sedia, allora, a tutti voi presenti in sala e anche a coloro che ci guardano e ascoltano da remoto, quindi ai nostri ospiti virtuali. Io direi di dare inizio a questa seconda sessione di Spring Archaeology. Devo dire che ho accolto molto volentieri l'invito del comitato organizzativo di moderare questi interventi di questo pomeriggio e per questo li ringrazio. Mi è stato chiesto anche in apertura di entrare, insomma, e commentare in sintesi quelli che sono i poster collocati nella sala adiacente a questa dove ci troviamo noi ora. In totale sono 4 poster legati alla sessione teoria e metodo. Devo dire con sincerità che il contenuto, seppur breve, dei poster è davvero interessante e tra questi ci sono sicuramente alcuni che meriterebbero un approfondimento più lungo, appunto come una trattazione come articolo. Gli argomenti trattati sono differenti l'uno dall'altro, sia dal punto di vista della cronologia, dell'ambito geografico e tematico, appunto. Ma quello che è emerso da queste ricerche, che questa mattina sottolineava anche il mio collega Andrea Righetti, è sicuramente l'approccio multidisciplinare adottato per queste ricerche. Si evidenzia un largo uso delle fonti scritte in maniera critica, ma vengono adottati anche più filoni di ricerca, di metodologia, appunto, come l'aspetto antropologico, statistico. Da studiosa dei materiali sono piacevolmente colpita dall'interesse che si ha verso una lettura antropologica dei materiali, perché molto spesso ci si sofferma sullo studio precipuo dell'oggetto, appunto tipologico, cronologico, senza approfondire il contesto di riferimento e le figure che poi in realtà hanno maneggiato e utilizzato concretamente questi oggetti. Quindi davvero complimenti a tutti i ragazzi che hanno presentato questi contributi.
inizio a commentarli uno per uno. Il primo, non per ordine di importanza, ma perché bisogna dare una scansione, è di Francesca Bindelli dall'Università di Bologna. Il titolo è Il tappatino di Castellone di Suasa, Ancona, una proposta di storia costruttiva. Francesca Bindelli propone una lettura complessiva dell'edificio del Tappatino nel territorio di Castellone di Suasa, in provincia di Ancona. Combinando fondi d'archivio e dati archeologici, legati anche alla lettura stratigrafica muraria, ricostruisce e ordina le cinque fasi edilizie che vedono protagonista l'edificio del Tappatino, dall'epoca romana fino agli ultimi decenni del Novecento. Le ricerche hanno inoltre permesso di scoprire una fase tardo-medievale della struttura che finora era inedita. Il secondo poster, di Luca Ciavattini, dal titolo Il Cantaros nel mosaico tardo-antico di Vignale, prima ipotesi di lettura di un tema iconografico, presenta una prima ipotesi di lettura di datazione di un tema iconografico presente nel mosaico di Vignale, estraendo dal complesso schema compositivo del mosaico la figura di un oggetto, appunto del Cantaros, e ne analizza nel dettaglio il profilo tipologico, la cronologia e lo schema stilistico di appartenenza. Un altro poster di Letizia Fazzi, dal titolo Per un approccio antropologico allo studio del materiale numismatico, il contesto di Vignale. Letizia Fazzi, dall'Università di Siena, propone una lettura molto stimolante del materiale numismatico proveniente dallo scavo di Vignale, scegliendo di utilizzare un approccio metodologico combinato, antropologico e topografico, per comprendere dinamiche legate alla dispersione delle monete. L'altro poster, l'ultimo, di Serena Spanò, spero di pronunciarlo correttamente, dal titolo Dioniso si è fermato a Panopolis, indagini preliminari sull'arazzo della fondazione ABEG, spero di pronunciare anche questo termine correttamente, si è laureata all'Università di Siena in lettere classiche, al momento iscritta all'Università di Roma La Sapienza, presenta la lettura iconografica di una processione dionisiaca presente su un arazzo acquistato nel mercato d'arte. Attraverso l'analisi dello schema decorativo e dei confronti bibliografici, propone una lettura interpretativa e funzionale, riconoscendo forse due fasi di utilizzo dello stesso arazzo. Ricordo di nuovo, come ho fatto in apertura, che i poster sono affissi appunto nella sala adiacente a questa e che gli autori e le autrici dei poster sono lì appunto per rispondere a qualsiasi dubbio, domanda, curiosità o approfondimento. Direi di iniziare a questo punto con gli interventi orali di questo pomeriggio. Il primo è quello di Nicoletta Sgarro. Sì. Okay. Nicoletta Sgarro è laureata in biotecnologie mediche e nanobiotecnologie, dottoranda presso l'Università della Basilicata a Potenza. Il suo progetto di ricerca di natura archeometrica pone l'attenzione sugli oggetti metallici con l'obiettivo di restaurarli e conservarli in un'ottica green, ovvero di stilare dei protocolli green lasciando sugli stessi oggetti le impronte del passato e valorizzarli allo stesso tempo. Vi prego. Buonasera a tutti, come ha detto la dottoressa, io mi occupo di manufatti metallici, cultura scientifica e umanistica strettamente interconnesse. Perché per molto tempo si è ritenuto che arte e scienza fossero due universi completamente separati, in quanto gli umanisti venivano considerati organizzatori delle arti e quindi estranei alla realtà delle cose, mentre gli uomini di scienza venivano accusati di non andare oltre la realtà oggettiva delle cose. Un grande archeologo, quale Cucibile, disse che questi due mondi dovevano coesistere, poiché l'arte aveva il compito di ricostruire la storia, mentre la scienza aveva il compito di dimostrarla con le proprie analisi scientifiche. Come ben sappiamo, le antiche civiltà, fonti, ci dicono... Posto? Ok. Come ben sappiamo, fonti ci dicono che le antiche civiltà conoscevano metalli quali rame, zinco, argento, ferro, stagno, oro e meno utilizzati erano il platino e l'antimonio. Diciamo che queste civiltà utilizzavano appunto i metalli e questo ci suggerisce il fatto che loro sapevano dove estrarli, come estrarli, ma anche e soprattutto come trattarli e quindi
come forgiare quelli che erano poi manufatti o comunque oggetti di vita quotidiana, oggetti da lavoro, strumenti agricoli e tutto ciò che serviva appunto per svolgere le proprie mansioni. L'obiettivo della mia ricerca qual è? È una caratterizzazione chimico-fisica e biologica dei manufatti metallici, un'identificazione e una validazione di protocolli di pulitura green e uno sviluppo di un database che mi vada a mostrare quali sono i tipi di metalli analizzati, che tipo di fenomeno corrosivo hanno subito e quindi qual è il più adatto dei protocolli green che io posso andare ad utilizzare. Come abbiamo proceduto? Abbiamo proceduto andando a scegliere e selezionare dei manufatti metallici dal Museo Archeologico Nazionale della Siritide a Policoro, grazie anche al direttor Gallo, nella provincia di Matera, e abbiamo poi geolocalizzato questi manufatti e quindi dove sono stati rinvenuti. Perché? Perché si tratta già di materiali musealizzati, quindi noi li siamo andati a geolocalizzare e a creare una scheda tecnica che mi rilevasse il tipo di datazione, descrizione macroscopica, la provenienza e il probabile tipo di metallo utilizzato e poi le varie analisi che andiamo ad effettuare. Come ben sappiamo, tutti i manufatti possono subire e subiscono dei processi di corrosione. Parliamo di corrosione chimica, quindi fattori dipendenti dalla natura del materiale, perché il più comune tra i fenomeni che si può avere quando un manufatto va, perdura nel tempo è un'ossidazione o comunque fattori ambientali, perché bisogna tenere presente dove è stato rinvenuto questo tipo di manufatto, ovvero ci troviamo in acqua, in un fondale marino? Bene, dobbiamo andare a vedere la durezza dell'acqua, l'alcalinità, il pH, o comunque se ci troviamo anche a livello di scavi dobbiamo tenere conto anche del clima di quella zona dove io vado a rinvenire questi determinati tipi di manufatti, e quindi mi serve tutto poi a capire che tipo di corrosione hanno subito, ma anche a geolocalizzarli e vedere quali sono quelle che potevano essere le rotte commerciali e se sono quindi manufatti locali o sono stati importati. Poi abbiamo anche la formazione di una patina, che comunque è uno dei processi corrosivi più particolari. Perché? Che cos'è la patina? È una, è una superficie che si viene a instaurare sulla superficie del manufatto nativo e può essere, come riscontriamo in letteratura, di due tipi. Abbiamo la patina di tipo 1, definita anche patina nobile, perché è protettiva nei confronti del manufatto in esame. Oppure abbiamo un tipo di patina 2, che è un tipo di patina distruttivo. Perché? Perché c'è un'azione eccessiva nei confronti della superficie del mio manufatto metallico, cosa che viene principalmente fatta dai cloruri, i quali vanno completamente a distruggere quella che è la superficie del manufatto in esame. Parlando di corrosione chimica, possiamo parlare anche di corrosione biologica. Perché? Perché abbiamo alghe diatomee, funghi e batteri, ovvero io tramite un'analisi biologica, tramite una piastra petri o un normale antibiogramma, quello che facciamo di solito quando abbiamo noi una faringite o un qualcosa, lo possiamo fare anche sui manufatti metallici, perché questo ci dà un'ulteriore conferma di dove possono essere stati geolocalizzati i manufatti. Perché? Perché ci sono batteri che vivono in determinate condizioni e non in altre, o comunque è di un fondale marino, l'abbiamo ritrovato su un fondale marino, bene. In acqua vivono determinati tipi di batteri che sulla terra non vivono. Quindi questo mi può dare un ulteriore tipo di conferma. E questi funghi e batteri possono anche servirmi per andare a stilare quelli che sono protocolli di pulitura green. Ovvero io vado a, secondo il tipo di manufatto in esame, secondo il tipo di metallo, posso andare a costruire un tipo di pellicola fatta o con funghi o con batteri, in modo tale da pulire completamente il manufatto da quella che è la corrosione o comunque andarla a stabilizzare con la biopatina.
Le metodiche che abbiamo utilizzato quali sono? La caratterizzazione chimico-fisica che io sono andata a fare l'abbiamo fatta adoperando spettroscopia a raggi X fluorescente per quanto riguarda l'individuazione di quelle che sono le materie prime con cui è stato forgiato il manufatto e poi abbiamo una diffrazione a raggi X e questa l'ho utilizzata principalmente per andare a vedere quelli che sono in realtà i fenomeni corrosivi che il mio manufatto ha subito nel tempo. Quali sono i requisiti che devono avere queste metodiche? Accuratezza, precisione, sensibilità, ma soprattutto non devono essere distruttive e non invasive. Consideriamo che si tratta comunque di manufatti che fanno parte del patrimonio culturale e che comunque, soprattutto in questo caso, sono manufatti già musealizzati, quindi noi non potevamo fare assolutamente nulla su questi. Perché ho utilizzato la fluorescenza a raggi X? Ha un ampio range di elementi analizzabili, è una tecnica altamente non distruttiva, multielementare e ha un'alta sensibilità di facile utilizzo ed è prevista una minima formazione dell'operatore e non richiede l'utilizzo di reagenti chimici che mi possono andare a deteriorare quello che è il mio manufatto. Quali sono i vantaggi? È possibile eseguire analisi quantitative senza avere a disposizione standard di calibrazione o comunque con una singola calibrazione io posso andare ad analizzare materiale con matrice diversa. Ad esempio posso analizzare nello stesso momento un manufatto che presenta delle leghe in rame e subito dopo un manufatto con delle leghe in ferro. Lo svantaggio qual è? È che perché siccome si basa su caratteristiche hardware dello strumento, la calibrazione viene fatta a monte, quindi direttamente dal produttore, e per analisi accurate, quindi se mi serve qualcosa in più, è necessaria una correzione della matrice. Mentre l'XRD perché l'ho utilizzato? Come ho detto prima, l'ho utilizzato per andare a vedere quelli che sono i fenomeni di corrosione sul mio manufatto. È un importante strumento diagnostico perché mi va a individuare le fasi cristalline presenti in un campione incognito, è applicabile a ogni tipo di materiale cristallino ed è legato principalmente a due concetti fisici, ovvero la diffrazione e l'interferenza fra le onde. A che cosa mi portano? Mi portano a un diffrattogramma, ovvero uno schema in cui abbiamo dei picchi, ognuno dei quali diciamo le radiazioni vanno al computer, il computer elabora il tutto e questi picchi raggiungono l'angolo circa 2 teta e quindi ogni picco mi rappresenta un tipo di minerale in quella fase cristallina. Questi 7 sono i manufatti oggetto di studio che ho selezionato al Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Quindi parliamo di una punta di giavellotto, un'arma in ferro, un bastoncino in piombo, un tappo di fiaschetta, punta di freccia, fibula e specillo. Proprio sulla specillo io mi vado a soffermare. Dove ci troviamo in realtà? Ci troviamo nella zona metapontina, ci troviamo a Policoro, nella zona metapontina che è prospiciente il Golfo di Taranto e si trova ed è compresa tra Torre di Cavone e Marina di Ginosa. Quindi ci troviamo nella zona sud-orientale della Basilicata. Lo specillo, come ho detto prima, abbiamo fatto una scheda tecnica e la datazione mi riporta a IV-II secolo a.C., anche secondo le fonti, è stato ritrovato nell'acropoli di Eracleia, ovvero la vecchia zona di Policoro, ed ha una lunghezza di circa 14 centimetri. Come vedete, non so se si vede bene dalla figura, la lama e il manico sembrano essere di due materiali completamente diversi e quindi si pensa che siano stati fatti in due momenti differenti e poi siano stati uniti tra di loro. Infatti l'analisi XRF, che è quella che mi è servita per andare a vedere quali sono le materie prime eseguita sulla lama dello specillo, mi evidenzia principalmente dei due grandi picchi di ferro e uno del rame.
Mentre per quanto riguarda l'analisi XRD, ovvero quelli che sono stati i fenomeni corrosivi che questa lama ha subito, abbiamo la fenolite e il carbonato di calcio principalmente. Quindi tutto ciò mi conferma che poteva essere ferro e che poteva essere ritrovato all'interno di scavi. Mentre per quanto riguarda il manico, siamo andati sempre ad effettuare l'analisi XRF e abbiamo riscontrato sempre ferro, piombo e zinco. Questa è una cosa un po' strana, perché? Dovevelo un attimo solo. E poi abbiamo fatto l'analisi XRD che mi ha rilevato ossido di rame, quindi essendo presente anche il rame nel manico dello specillo, l'ossidazione era più che normale. Abbiamo quindi lo specillo, IV-II secolo avanti Cristo, la lama fatta di ferro, rame e calcio, mentre il manico fatto da ferro, zinco, piombo, calcio e stagno. Quindi abbiamo individuato la presenza di una lega binaria, quale l'ottone, che è zinco-piombo. Però se noi ci riferiamo a un periodo, a una datazione di IV-II secolo avanti Cristo e siamo nell'area del Mediterraneo, questa notizia è alquanto inusuale, poiché l'ottone compare nell'area del Mediterraneo principalmente nel primo secolo dopo Cristo, quindi prima noi non ne abbiamo presenza in nessuna parte. Poi comunque lo specillo veniva utilizzato come strumento chirurgico, come bisturi, data la lama in ferro, ma comunque dell'ottone noi non abbiamo comunque presenza nell'area del Mediterraneo, dove qui ci troviamo. Quindi che cosa siamo andati a fare? Siamo andati a fare degli studi in letteratura per vedere dove fosse presente l'ottone in quel periodo. L'ottone era presente nell'area dei Balcani, però come ben sappiamo, e questa è una cartina geografica del II secolo avanti Cristo, sappiamo che l'impero romano si stava ben, l'area in verde è quello di, diciamo, è quello già di delle terre annesse all'impero romano, mentre quelle arancioni sono ancora quelle da annettere. L'area dei Balcani era ancora quella da annettere all'impero romano, quindi o possiamo parlare o di una sbagliata datazione oppure di rotte commerciali già preesistenti prima che l'area dei Balcani fosse annessa all'impero romano. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, volevo suonare il campanellino, quindi grazie. Allora, passiamo alla seconda relazione. Allora, può avvicinarsi il dottor Fabrizio Alessandro Terrizzi. Il titolo dell'intervento è Cave di età repubblicana e imperiale nel suburbio orientale di Roma. Fabrizio Alessandro Terrizzi si forma a Roma presso l'Università di Studi Tor Vergata, sia per la laurea magistrale per la triennale. Tra 2014 e 2022 si forma invece sempre a Roma presso l'École Française e poi successivamente con il dottorato presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Effettua numerosi scavi e ricognizioni sia in Italia che all'estero. Oggi il suo ambito di ricerca appunto è la topografia antica e oggi appunto trarrà il suo intervento proprio dall'argomento che è caratterizzante appunto le sue ricerche. Grazie, buonasera a tutti. Oggi tratterò delle cave di età repubblicana imperiale e il rapporto fra queste ed alcune evidenze presenti nel territorio del suburbio orientale di Roma, in particolare, anzi più esattamente, nell'area compresa tra le mura aureliane e il Quarto Miglio, dove vi era il fosso di Centocelle, a sud della via Tiburtina e a nord della via Tuscolana. Prima di parlare delle evidenze e delle cave, per breve introduzione in merito alla geomorfologia e alla idrogeomorfologia. In merito all'assetto geomorfologico, questo territorio presenta depositi alluvionali di tipo fluvio-lacustre, quali ghiaie, sabbie e argille,
che furono ricoperte in maniera uniforme dalle bozzole inferiori rosse e nere, dal tufo Leonardo detto lapis rubber, e dalle bozzole superiori grigie o tufo di Villa di Senni. In merito alla carta idrogeologica, il territorio si estende ampiamente sul dominio geologico definito unità idrogeologica dei Colli Albani, dove le presenti falde acquifere sovrapposte risultano caratterizzate da elevato spessore e drenanti da sud verso nord, ovvero verso il fiume Aniene, che è qui verso l'alto. Inoltre, il territorio, come ho anche segnalato, fu solcato da una sede fluviale subparallela composta da un piccolo fiume, ovvero il cosiddetto Fosso di San Lorenzo, ancora parzialmente visibile, e da tre grassi fiumi, il Fosso Antocelli, il Fosso Cotti Freddi e la Maranella, attualmente non più visibili in quanto tombati, ma che ancora nell'Ottocento erano ancora visibili. 1, 2, 3. Data la i caratteri naturali del luogo, l'area ebbe sì da antichità un'occupazione topografica intensiva, in quanto il tessuto antropico del territorio, le cui vicende storiche e le fasi relative di organizzazione e sviluppo si collegarono a quelle dell'intero settore sudorientale della campagna romana ed aderì completamente alle dinamiche iniziative economiche e infrastrutturali dell'intero suburbio romano. Infatti, come si può notare, come ho segnalato, sono presenti evidenze archeologiche sin dall'età preistorica e protostorica. Qui abbiamo due capanne protostoriche, ma il picco, diciamo, la parte più importante, sia in età repubblicana e imperiale, e su edifici di età repubblicana e imperiale si impostarono edifici di età tardantica e medievale. Una costante di queste dall'età repubblicana sino all'età medievale sino all'Ottocento furono le cave. Le cave, numero di 44, avevano dimensioni da modeste cave di comodo a notevoli, e queste furono, scavate per l'estrazione del tufo, ovvero nel corso della cui estrazione si tendeva a evitare i banchi con carie o grossi inclusi di pomici e basalti, e la pozzolana, che fin alla prima metà del primo secolo a.C. era ancora importata dai campi flegrei. Queste potevano essere a cielo aperto, attraverso la tecnica puntata, prevedente una fila di zeppe di legno e metallo che, alloggiate nel banco e battute contemporaneamente, provocavano il distacco del pezzo, oppure in sotterraneo, ovvero sia soprattutto con la tecnica di scavo per camere e pilastri, ovvero ampie gallerie a tracciato irregolare, si snodavano all'interno del banco piroclastico, seguendo la vena del materiale da cavare, lasciando uno sistema di vuoti separati tra loro da porzioni a sezione generalmente quadrata di materiale lapideo con funzione destabilizzante. In questo caso abbiamo, questo in basso, fortunatamente di poco, questi qua sono i pilastri. Immaginiamoci che questo era il piano di calpestiera, qua sopra, qui vi era la cava con le gallerie che entravano, e questi sono i cinque pilastri che sostengono la camera, mentre queste qua è come sono come dovevano essere le gallerie. Questa è stata rinvenuta tanti scavi per la Mediana C di Roma, ovvero con un arco a ferro di cavallo, arco che si trova sempre nelle cave di età romana. Faccio un esempio: nella catacomba di Commodilla abbiamo delle gallerie con questo tipologia di arco, e infatti Commodilla, prima di diventare catacomba, era stata essa stessa una cava. Ora, dopo parlato di ingegneria cave, parliamo del rapporto, come detto all'inizio, fra queste e le ville e gli impianti agricoli. Come si può notare, nella parte qui, nella zona del piano di Centocelle, durante lo studio e lo scavo di questa zona, si è notato come alle ville, anzi insediamenti residenziali, corrispondessero impianti agricoli. Contemporaneamente, durante lo scavo della metropolitana C di Roma, in questa zona qua, si è notato come in realtà alle cave corrispondesse sempre la presenza di un impianto agricolo. Quindi ho supposto che se alla villa corrisponde impianto agricolo e alla cava corrisponde impianto agricolo, ergo probabilmente
alla villa poteva corrispondere anche la presenza di una cava, e così è stato. Infatti si può notare come molto spesso villa cava villa cava e insediamento e impianto agricolo. Per qual motivo? In quanto sin da media repubblicana vi fu la comparsa lungo le vie Collatina, Prenestina e Labicana di una serie di nuove sistemazioni edilizie data alla diffusione sia di ville rustiche che di piccoli insediamenti rurali a gestione familiare, presumibilmente legati da rapporti clientelari sotto forma di locazione, sviluppando attività imprenditoriali legate allo sfruttamento del suolo, come la pastorizia e le coltivazioni agricole. Così come accadde anche in tempo imperiale, quando con l'ingresso della mano d'opera servile si ebbe un passaggio da cultura intensiva a quella estensiva, e quindi si impiantarono insediamenti rurali, ville con strutture residenziali produttive, ovvero sia costruzioni di maggior prestigio, o che comportò ciò la caratterizzazione dell'area con interventi di bonifica agraria, con la presenza diffusa di fondi per produzioni specializzate destinate ai vicini mercati romani. E quindi le cave presenti in queste zone dovevano far parte quindi di questi fondi, quindi dovevano riferirsi alle ville presenti. Infatti, le cave potevano verosimilmente essere inserite in circuiti produttivi commerciali, soprattutto quando mostravano una particolare estensione, esempio queste della zona del Pianor di Centocelle, mentre per quelle più piccole, quali ad esempio questa zona della via Collatina o lungo la via del Pigneto, che è una via secondaria d'età imperiale, o lungo i vari diverticoli, questi in viola, dovevano essere piuttosto avere piuttosto una produttività locale e temporalmente circoscritta, direttamente subordinata a insediamenti primari del sottosuolo, come le residenze o anche o impianti funerari, in rapporto alla cui attività costruttiva le cave venne presumibilmente aperte e utilizzate. Difatti, l'attività estrattiva è testimonianza di una delle tipiche attività microeconomiche della villa tardo repubblicana e imperiale, destinata quindi al consumo interno nell'ottica di strategie di impiego e consumo delle risorse di tipo prevalentemente autarchico, non del suburbio. Faccio un esempio qui nel Piemonte, ma anche nella zona a sud di Roma, nella zona lungo l'Appia Antica, sono presenti ville insediamenti e cave legate a queste. Anche inoltre, quindi qui, dato che ho parlato del rapporto tra villa, impianto agricolo e cava, qui abbiamo un esempio, perché fortunatamente sono poche immagini in cui vengono legate, si presentano le cave, le ville, eccetera. Qui abbiamo la presenza di un terreno agricolo, sono presenti dei tagli, dei scassi definiti a porce o a lire, dove in un piano inferiore è presente una cava a cielo aperto, presentante anch'essa dei scassi irregolari, e legata a questo, dato che in queste aree, quindi sia nell'ambito dell'impianto agricolo sia in ambito delle cave, coloro che lavoravano per il domus, ovvero il padrone della villa, erano sicuramente squadre specializzate o non di operai, i quali lavoravano nelle cave sia negli impianti agricoli attraverso strumenti quali scalpelli, cuni, piccone o dolabra fossoria. Come ci viene e questi strumenti ci vengono rappresentati fortunatamente nella catacomba di Domitilla, ove nel cubicolo del fossore di oggi ne compaiono due o tre questi strumenti, la fossa dolabra, il piccone, eccetera. Cosa accadeva quando queste cave venivano dismesse? Come si può notare, molte venivano dismesse a causa di sia per convenienza economica, ovvero causata dalle sorizie del materiale o da un mancato reddito commerciale, e quindi quando accadevano queste cose, quindi venivano o ritombate oppure utilizzate per altri motivi, oppure destinate a differente utilizzo.
abbiamo in questo primo caso numero 1 la cava, che è questa parte qua, a cielo aperto, venne riutilizzata come dollarium di una fullonica. Qui c'era anche una villa, quindi diciamo che la villa si riferiva, la fullonica si riferiva alla villa, quindi zona legata alla via Collatina, quindi una zona fortemente commerciale. Oppure venivano utilizzate come, come discariche, in quanto sono stati trovati all'interno i resti di una distruzione di due ville qui presenti, questa zona qui presenti, oppure come utilizzate in ambito religioso ogeico, ovvero abbiamo la catacomba di San Castulo, dove dice l'Appassio che il martire venne seppellito dentro una cava di pozzolane, ed infatti la tomba originale del santo è all'interno, e questa si sviluppa come si sviluppò la catacomba all'interno della stessa cava di pozzolana come resurrector sanctus, e quindi si va a collegare anche alla funzione di necropoli presente alla numero 2. Oppure ancora un altro caso sempre di utilizzo in ambito funerario religioso ipogeico è la catacomba di Santi Marcellino e Pietro, dove nel III secolo alle quattro ipogei originali si unirono sia le cave di pozzolana presenti al di sotto, nelle vicinanze di questi quattro ipogei, sia i condotti idrici, e permise l'utilizzo di queste cave l'aumento della ramificazione di tale catacomba. E come si può vedere, ho scritto discarica moderna. Perché? Perché le cave furono utilizzate fino all'Ottocento. Infatti, le cave moderne, come si può vedere dalla carta delle città di Roma, la presenza di cunicoli, ipogei, imbocchi di cava, cavità incontrate di sondaggio, e quindi queste nuove cave moderne riutilizzano spesso le gallerie antiche, cancellandovi le primitive tracce di lavorazione, e oltre a ciò intercettarono, obliterarono o fece scoprire contesti antichi. Infatti, questo è un caso molto, molto interessante, in quanto una cava antica venne ampliata in età moderna, e nel Novecento è stata trasformata in una fungaia, oppure nel caso in cui vennero scoperti contesti antichi, abbiamo il caso della catacomba della Via Labicana nell'Ottocento, in località Monte d'Oro degli Ebrei, ove con l'apertura di una cava ottocentesca si viene a intercettare uno dei bracci della piccola catacomba, che poi successivamente venne scavata e si venne ad avere la conferma che questa fosse una catacomba. Quindi, riassumendo, sfruttamento estrattivo del suburbio orientale di Roma sviluppò in relazione all'evoluzione del territorio, condizionato quindi da elementi somatici anche cultuali, quali i mutamenti nelle tipologie delle unità abitative, dei possidenti, delle proprietà terriere, il passaggio dall'incinerazione all'inumazione nella prassi funeraria, la cristianizzazione degli spazi suburbani. L'attività estrattiva dovette avere quindi carattere imprenditoriale, in quanto entrò in quelle attività insieme a quella agricola che i titolari dei fondi ivi svolgevano a terzo squadre di operai di condizioni servile più o meno specializzati. Inoltre, le cave, quando venne a mancare la convenienza economica a causa dell'esaurirsi del materiale o del mancato reddito commerciale, subirono abbandoni, talvolta ritombando con materiale di risulta oppure destinandole a differente utilizzo. Infine, lo sfruttamento estrattivo ebbe una continuità storica, data la presenza di cave moderne che riutilizzarono spesso le gallerie antiche, cancellando le primitive tracce di lavorazione, ed infine l'apertura di nuove cave, inoltre portò all'intercettazione, all'obliterazione o la scoperta di contesti antichi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, Fabrizio. Siete stati nei tempi più possibile, quindi facciamo una breve pausa di 15 minuti e poi ci rivediamo qui tra poco.
Riprendiamo. Vedo cenni. Allora, riprendiamo con la sessione post pausa, post break. Invito Omar Farronato ad avvicinarsi. Nel frattempo presento Omar Farronato, un archeologo libero professionista, si è formato all'Università Ca' Foscari di Venezia. Durante la tesi magistrale si specializza in archeologia classica romana. I suoi principali argomenti e temi di interesse riguardano gli accampamenti militari, l'architettura romana, le tipologie abitative preromane e romane, con particolare interesse alle tecniche edilizie e ai periodi di transizione. Il titolo dell'intervento di oggi è Roma, la conquista delle Alpi, l'accampamento militare di Schio Sant'Orso a Vicenza, evidenze archeologiche e aspetti teoretici. Prego Omar. Ciao a tutti. Cominciamo, spero che si senta bene. Allora, le ricerche archeologiche nel territorio dell'Italia nord-orientale hanno portato al rinvenimento di resti di diversi siti a carattere difensivo, sia d'età repubblicana che imperiale, da grandi accampamenti di oltre 9 ettari di estensione a forti ausiliari, torri e fortilizi dell'esercito romano. Le indagini stratigrafiche condotte a nord di Vicenza attestano sin dall'inizio degli anni 80 nel 900 la presenza dei resti strutturali in situ di un accampamento militare romano collocato nel territorio di Schio Sant'Orso. Lo vedete cercato in rosso. Il sito è di oltre 9 ettari di estensione, probabilmente inquadrabile tra il secondo e il primo secolo a.C. e risulta oggi tra i più estesi stanziamenti militari d'età repubblicana individuati tra il fiume Po e le Alpi. La maggior parte degli accampamenti di questo periodo doveva essere costruita in materiali deperibili, molto anche in legno, di difficilissima conservazione. Il sito si configura quindi già di per sé come un eccezionale caso di studio storico-archeologico. L'analisi delle evidenze e la comparazione con alcuni dei principali accampamenti di epoca repubblicana noti in ambito internazionale, in particolare quelli spagnoli, molto ben conservati, consente di iniziare a chiarire le caratteristiche architettoniche e funzionali delle fortificazioni di questo tipo. L'analisi, oltre delle evidenze, anche dei principali aspetti teoretici, consente di cominciare a formulare ipotesi inerenti alle modalità costruttive dei siti e dei castra, e le quantità di forza lavoro necessaria in relazione al tempo impiegato e alle dimensioni del sito, elementi che appaiono comunque fondamentali anche per un eventuale tentativo di contestualizzazione all'interno di una possibile campagna militare condotta nell'area. Allora, l'accampamento è collocato nell'alta pianura vicentina, 171 metri sul livello del mare, ai piedi del Monte Summano, 25 km a nord-ovest da Vicenza e dalla via Postumia. Il sito è stato salvato praticamente dall'urbanizzazione selvaggia, come potete vedere nella slide. Di qua.
e si trova in corrispondenza di importanti assi viari, come abbiamo detto 25 km dalla Postumia, corrispondente a un giorno di marcia per l'esercito, più o meno, e in corrispondenza di importanti vie d'acqua, in particolare l'importantissima Val d'Astico, che è un asse di comunicazione terrestre e fluviale nord-ovest-sud-est, l'Astico è tutt'oggi navigabile, e la valle del fiume Leogra e del torrente Timonchio, importanti assi di comunicazione e anche come rifornimento idrico per il sito. E attraverso la valle dell'Eogra e delle valli del Pasubio si può raggiungere Rovereto e la Val d'Adige in Trentino, proseguendo invece verso sud attraverso la rete fluviale costituita principalmente dal Bacchiglione e dal Brenta. Poi il sito potrebbe potenzialmente essere in grado di raggiungere Vicenza e proseguire oltre fino anche a Padova e al mare. Ora, i sondaggi effettuati dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto hanno posto in luce quindi resti, parte dei resti strutturali delle difese dell'accampamento. Nella slide a sinistra vedete la pianta ricostruttiva, confermandone sia il carattere militare che la pertinenza all'età romana, già ipotizzate fin dai primi anni anche del Novecento. La pianta risulta essere quasi quadrata, con un orientamento grosso modo nord-ovest-sud-est. I lati lunghi sono di 290 metri dei terrapieni e i corti di 280 a nord e 284 metri, scusate, di 284 80 a sud e 284 a nord. Difesa da terrapieni e fossato racchiudente un'area planare in lieve pendio verso sud-est. Il sito ha un'estensione complessiva totale di 9-10 ettari, 90.000-100.000 metri quadrati. I terrapieni intercettati da sondaggi stratigrafici in più tratti del perimetro sono realizzati in ciottoli e terreno ricavati dallo scavo del fossato, perlomeno dove è verificato archeologicamente. Risultano larghi alla base almeno 10 metri. Appaiono inoltre costantemente rinforzati da un potente muro a secco esterno largo 2 metri con doppio paramento in pietre sbozzate e anche un po' squadrate. La tecnica di costruzione del muro appare affine a quella definita a Emplecton, attestato per diversi castra e forti d'epoca repubblicana, specialmente del secondo secolo a.C., e in particolare in Spagna, presso i campi d'assedio di Numanzia, risalenti tra 150 e 135-133 a.C., nei castra di Reineblas, che sono enormi fino anche a 50 ettari, e nell'accampamento di Aguilar de Anguita del secondo secolo a.C., del Petrosillo del secondo secolo a.C., Los Cascajos e altri siti militari tra secondo e primo secolo a.C., in Spagna in particolare. Nella zona, beh, qui potete vedere il muro e in parte una foto del dislivello del terrapieno ancora percepibile. I terrapieni si conservano attualmente nei punti meglio conservati fino a 1,60 m di altezza dal piano di calpestio attuale. Qui vedete la sezione e il rilievo della sezione del fossato e in parte una vecchia foto della medesima trincea. Allora, all'esterno del muro perimetrale le difese sono costeggiate, almeno verso sud, da una fascia di risparmio larga 7 metri e da un enorme fossato con profilo V del tipo fossa fastigata, intercettato in più tratti largo circa 10-11 metri e profondo 3,5 metri dal piano di calpestio di epoca romana, 4,4 e 4,5 da quello attuale. Il fossato è ancora percepibile in terra e nel suo perimetro, sia a sud che a nord e in parte lateralmente, dove è risparmiato l'urbanizzazione. Ora, io faccio notare che fossati di dimensioni simili, come larghezza, anche se comunque meno profondi, sono documentati nei siti del Castillejo e Peñaredonda, che sono i due principali campamenti d'assedio e distruzione di Numanzia. Altre difese di questo genere, con grosso modo pari portata, si trovano nelle fortificazioni cesariane dell'assedio di Alesia. La notevole fascia difensiva raggiunge quindi, includendo il fossato, la fascia di risparmio di 7 metri, il muro e il terrapieno, raggiunge grosso modo una larghezza di circa 30 metri. Il lato nord del campo sembrerebbe soggetto al medesimo sistema, anche se è meno indagato archeologicamente. Se il dato potesse essere confermato, i lati lunghi del sito, del fossato, raggiungerebbero una lunghezza di 330 metri, con un'estensione totale del sito grosso modo a 10 ettari. E in questo modo l'accampamento avrebbe una particolare pianta quadrata all'interno, ma con fossato rettangolare all'esterno. All'interno, le indagini stratigrafiche hanno permesso di intercettare un'area galareata interpretabile come l'intervallum,
lo vedete, verso nord, che corrisponde grosso modo a una fascia di sicurezza utilizzabile anche come via perimetrale di scorrimento delle truppe frapposta tra le difese e gli acquartieramenti, detta anche via Sagularis. Ora, in relazione alla presenza di eventuali strutture interne e a una generale scarsità di reperti rinvenuti, bisogna anche ricordare che le indagini stratigrafiche non hanno superato l'intervallum verso l'interno dell'accampamento. Ora, in base alle notizie del 1762, forse riferibili al sito, la cosa sarebbe da confermare o da smentire, sarebbe ipotizzabile la presenza di ambienti interni in muratura, di cui tuttavia sinora non sono emerse tracce. Non è da escludere però che potessero esserci edifici con zoccolo basale in pietra, molto abbondante nella zona, ed elevato eventualmente in legno o graticci. In alternativa potevano essere presenti tende di cuoio, sostenute da robusti telai di legno. Ora, per quanto riguarda la cronologia, abbiamo detto che è inquadrabile tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. Sulla base dei riempimenti del fossato e in particolare di un deposito naturale prodotto da molteplici cicli di ristagno ed evaporazione delle acque meteoriche, non sarebbe da escludere che il sito possa essere inquadrabile grosso modo intorno alla metà o forse alla seconda metà del secondo secolo avanti Cristo, sebbene non è possibile comunque escludere del tutto che la datazione possa protrarsi fino all'inizio del primo secolo avanti Cristo. Sulla base questo dei riempimenti dei rapporti stratigrafici tra fossato e i contesti adiacenti all'insediamento militare. Ora, riguardo alla sequenza delle possibili operazioni costruttive atte alla realizzazione del sito, appaiono ipotizzabili una serie di punti focali, alcuni dei quali sembrerebbero particolarmente incisivi in termini di manodopera impiegata e tempistica di realizzazione. Tra questi, quindi, dall'inizio, l'individuazione dell'area adeguata a porre il campo da parte dei militari, la definizione del perimetro sul terreno, la preparazione, la pulizia dell'area, taglio di arbusti, alberi, spianamenti eventuali, lo sbancamento della zona meridionale esterna, non attestata comunque archeologicamente nel lato nord, per ora almeno, trasporto e posizionamento del materiale di risulta dallo sbancamento nella fascia meridionale del sito e che successivamente ospiterà il terrapieno. Poi lo scavo del fossato esterno e il trasporto del materiale di risulta verso l'interno del sito in una fascia compresa tra 9 e 19 metri di distanza dal ciglio del fossato e realizzazione del terrapieno con il medesimo materiale, perlomeno dove attestato archeologicamente. Poi l'individuazione dell'area da cui estrarre il materiale lapideo adeguato alla costruzione del muro di rinforzo del terrapieno, ipoteticamente dal fossato o da aree limitrofe. L'estrazione del materiale detto, sbozzatura e trasporto lungo il perimetro del sito, costruzione del muro perimetrale di rinforzo, la possibile realizzazione poi di un camminamento di guardia sommitale a lagere e di un parapetto protettivo in legno, la sistemazione delle porte del campo e forse la presenza di torri. E infine il montaggio delle tende o delle strutture interne. Ora, le attività di estrazione e lavorazione della pietra potrebbero essere anche state svolte contemporaneamente ad altre, oltre ad aver influenzato le scelte edilizie in rapporto alla disponibilità delle materie prime locali. Non appare inoltre da escludere che durante alcune fasi di lavoro i militari fossero stanziati in acquartieramenti vicini provvisori, sinora non individuati, ma non all'interno dell'accampamento stesso. Ora, tra le attività che devono aver maggiormente avuto un impatto sulle modalità e sulle tempistiche di realizzazione, si possono senza dubbio considerare lo sbancamento della zona meridionale, che è ampio diversi metri e ha asportato tra mezzo metro e un metro di terreno commisto a ciottoli e roccia, lo scavo del fossato esterno e la realizzazione del terrapieno. È apparso quindi utile effettuare una stima dei metri cubi di terreno plausibilmente rimossi durante lo scavo sulla base delle dimensioni del fossato e del terrapieno dove attestate archeologicamente. Allora, per quanto riguarda il fossato, ipotizzando le dimensioni come costanti e considerate le misure, quindi anche con la larghezza superiore di 11 metri, la larghezza inferiore grosso modo di 0,3 metri, la profondità di 3,5 dal piano di calpestio antico, la trincea risulterebbe avere un perimetro di 1232 metri e il volume stimato del terreno asportato sarebbe di grosso modo 24.362 metri cubi di terreno. E, se ipotizziamo che il terrapieno
sia stato realizzato utilizzando integralmente il materiale asportato dallo scavo del fossato, il volume del terreno sarebbe pari a quello del fossato. Ora, è possibile, in via ipotetica, ipotizzare l'altezza del terrapieno, trattandolo come un solido a sezione di trapezio scaleno, quindi con la larghezza della superficie, della superficie inferiore, B, a base maggiore, di 10 metri. La lunghezza del terrapieno, che corrisponderebbe all'altezza del solido, quindi di 1104 metri, che è il perimetro del terrapieno, e il volume di 24.362 metri cubi, mentre l'altezza H del solido appare variabile a seconda della larghezza della superficie superiore, che sarebbe la base minore del trapezio. Quindi V diviso L altezza del solido uguale area, e si può ricavare l'area del trapezio. Ora, valutando differenti misure per la larghezza della superficie superiore del terrapieno, quindi la base minore del trapezio, è possibile ipotizzare differenti altezze. Chiaramente ci sono molte variabili. Quindi area per 2 diviso base maggiore più base minore ci dà l'altezza. Ora, ipotizzando una larghezza della superficie superiore di 4 metri, è una larghezza ipotetica chiaramente, l'altezza dell'agere risulterebbe di circa 3,15 m. Diminuendo la larghezza della superficie fino a 3 metri, l'altezza sarebbe di 3,40 m. Ipotizzando la superficie superiore larga 5, l'altezza risulterebbe di 2,94 m. Ora, queste misure sono sufficienti per avere una buona posizione difensiva a livello di altezza, quindi una buona protezione per i militari, e una buona larghezza per un probabile cammino di guardia sommitale largo e funzionale. Al terrapieno, inoltre, si addossa il muro di rinforzo largo 2 metri. Quindi la fascia difensiva, ripeto, presenta dimensioni non comuni. La ricostruzione con il muro di rinforzo esterno fino all'altezza sommitale del terrapieno è una ricostruzione che ho fatto io, assolutamente ipotetica. Non abbiamo prove che il muro arrivi fino in cima, però date le caratteristiche della struttura appare difficile ipotizzare che il muro esterno potesse essere più basso, fornendo la possibilità di avere uno scalino di appiglio a eventuali assalitori. Ora, per quanto riguarda la valutazione dei tempi necessari per lo scavo del fossato in rapporto con la forza lavoro impiegata, l'attuazione di tali attività su un'estensione superficiale di circa 10 ettari deve aver impegnato una notevole quantità di forza lavoro per diversi giorni. Alcuni studi, in particolare quelli dell'Elizabeth Shirley e di Alan Richardson, condotti sulle modalità costruttive di castra di epoca repubblicana e alto imperiale, hanno sviluppato diverse teorie relative alla possibile quantità di forza lavoro necessaria a compiere determinati lavori in relazione al tempo a disposizione, che è ipotizzato grosso modo di 8 ore giornaliere di lavoro per i militari romani in epoca repubblicana. Tale approccio è in parte applicabile alle attività edilizie ipotizzate o documentate per il campo romano di Schio, specialmente per lo scavo del fossato, che è quello anche archeologicamente più verificato. Ora, le variabili da tenere in considerazione sono diverse, e quindi anche il grado di approssimazione necessaria che ne deriva. Per esempio, la tipologia e compattezza del terreno, la presenza possibile di banchi rocciosi, ciotoli e pietrame presenti nella zona del campo romano, che non ho realizzato la slide, ma l'ho posizionato sui dati dell'ARPAB per quanto riguarda la zona e i tipi di suolo. E ovviamente un'altra variabile è la quantità di manodopera impiegata, le attrezzature utilizzate, l'esperienza dei militari, ce ne sono veramente molte altre. Applicando differenti variabili cambiano i risultati. Ora, per quanto riguarda i carichi di lavoro giornaliero per uomo ora, per lo scavo di terre dure mista a ciottoli sono stimate le variabili di 0,30 più o meno 0,50 metri cubi per uomo ora. Per lo scavo con il picone di rocce tenere o friabili, 0,15 più o meno 0,25 uomo ora. Queste sono grosso modo le due tipologie di terreno e sottosuolo presenti nella zona dove è situato l'accampamento. Applicando la variabile di 0,15 metri cubi per uomo ora, stimata per lo scavo di rocce tenere o friabili, considerato il volume approssimativo di terreno asportato per realizzare il fossato, 24.362 metri cubi, si può applicare la formula spazio diviso velocità uguale tempo, oppure anche velocità per tempo uguale spazio. Allora, 0,15 per
ipotetici 162 ore e 162 ore e 41 minuti mi corrispondono a 24.362 metri cubi. Quindi ipotizziamo questo valore, ipotizziamo questi dati applicati alla forza di 1000 uomini, 0,15 metri cubi ora per 1000 da 150 metri cubi all'ora. Per 162 ore e 41 minuti corrispondono a 24.362 metri cubi. Pertanto, applicando tali variabili, lo scavo del fossato con queste variabili sarebbe stato eseguito da 1000 uomini per 20 giorni di lavoro per 8 ore al giorno. È anche possibile applicare, ho applicato per esempio la variabile di 2000 uomini alla stima di 0,25 metri cubi all'ora. E ne deriva un monte ore, grosso modo, di 48 ore 7 minuti. In questo caso il lavoro sarebbe stato eseguito da 2000 uomini per 6 giorni, per 8 ore al giorno. Tuttavia, è necessario considerare le difficoltà delle attività in rapporto alle grandi dimensioni e la profondità del fossato, largo 11 metri, profondo 3,5, e che solo una parte del contingente militare sia stata effettivamente impiegata per il fronte di scavo, ognuno aiutato da altri uomini per la rimozione e il trasporto all'esterno del materiale di risulta. Quindi, mantenendo la variabile di 0,15 e ipotizzando per esempio una manodopera di 1500 uomini, di cui però solamente 500 dedite alle attività di scavo, ciascuno aiutato da due commilitoni per la rimozione del materiale, ne deriverebbe, allora 0,15 metri cubi all'ora per 500 uomini da 75 metri cubi all'ora. 75 metri cubi per ipotetiche 324 ore e 8 minuti ne risulta un monte ore di 24.362 metri cubi. Quindi, con queste variabili, lo scavo del fossato sarebbe stato eseguito da 500 uomini, coadiuvati però da altri 1000 di supporto per 40 giorni di lavoro. Le tempistiche, a seconda del tipo di suolo che si vuole ipotizzare e della quantità di manodopera che si vuole ipotizzare, possono essere anche molto lunghe. Ora, per quanto riguarda la durata di utilizzo del sito e la tipologia. Allora, ho accennato prima una generale scarsità di reperti rinvenuti e è documentata archeologicamente la completa assenza di qualunque tipo di manutenzione o riscavo del fossato. Questi potrebbero essere indicatori di precoce abbandono. Tali caratteristiche appaiono compatibili con quelle degli accampamenti temporanei realizzati durante le campagne militari. Ovviamente non sono da escludere altre possibilità, queste però sembrerebbero almeno attualmente le più probabili. E per quanto riguarda la tipologia del sito, dimensioni di 9-10 ettari, per quanto possano sembrare notevoli, appaiono confrontabili con quelle di accampamenti e forti ausiliari, i cosiddetti castella, di forza inferiore alla legione, piuttosto che con quelle di fortezze e castra legionari. Sulla base delle evidenze archeologiche e ai confronti con i castra noti e databili tra il secondo e il primo secolo a.C., in particolare quelli spagnoli, gli accampamenti edificati per un'intera legione sembrerebbero attestarsi su estensioni reali maggiori, spesso intorno ai 20 ettari, sebbene vi siano variabili. Posso proseguire ancora un po'? Cerco. Giungo alle conclusioni direttamente. Vado direttamente di qua. Allora, quindi come detto, rispetto alle dimensioni e alla tipologia, il sito sembrerebbe ipotizzabile come un accampamento temporaneo adeguato ad alleggiare un contingente di forza inferiore alla legione. Riguardo alla pianta quadrata quasi regolare, è l'unica sinora documentata nell'Italia nord-orientale in epoca di romanizzazione. Le caratteristiche strutturali e un possibile precoce abbandono dell'accampamento consentono di inquadrarlo all'interno di un contesto di una campagna militare o di un intervento intimidatorio, probabilmente da mettere in relazione con la necessità di controllare le popolazioni veneto-retiche che vivevano nel territorio prealpino e alpino a nord di Vicenza, o con la vicinanza del distretto argentifero minerario di Schiotretto, oltre che delle possibilità di comunicazione attraverso le valli dell'Astico,
e dell'Eugra, e senza escludere differenti possibilità potrebbe risultare necessaria un'eventuale revisione della strategia politica di Roma in tale comparto territoriale e probabilmente dopo l'apertura della via Postumia. Ecco, mi fermerei qua. Grazie mille. Proseguiamo, abbiamo l'ultimo intervento sul progetto Vela, Venezia Libro Aperto, presentano tutti e tre, quindi Giulia Frambusto, Deborah Pasquariello e Francesco Masiero. Il progetto Vela è coordinato dalla professoressa Flavia De Rubeis dell'Università Ca' Foscari di Venezia e prevede la schedatura digitale di tutti i graffiti presenti a Venezia e isole della laguna veneziana attraverso la creazione di una banca dati GIS che ne riporti l'immagine, la localizzazione e le informazioni di inquadramento storico. Giulia Frambusto, laureata in archeologia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con due tesi in epigrafia medievale, mentre Deborah Pasquariello, anch'essa laureata presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, attualmente sta terminando gli studi presso la stessa università, se non erro. L'ultimo, Francesco Masiero, archeologo professionista, laureato presso l'Università di Padova e anche lui cofondatore del progetto Vela, insieme a Giulia e a Deborah. Prego. Buonasera a tutti. Allora, sì, noi siamo i membri del progetto Vela, io sono Deborah Pasquariello e qui abbiamo i miei colleghi Francesco Masiero e Giulia Frambusto. Allora, il progetto Vela, come già anticipato, nasce nel 2019 su idea appunto della professoressa Flavia De Rubeis, che è anche la nostra coordinatrice, e prevede l'individuazione, la schedatura digitale e la creazione di una banca dati GIS che riporti l'immagine, la localizzazione e le informazioni di inquadramento storico di tutti i graffiti presenti a Venezia e isole della laguna veneziana. C'è da dire che purtroppo abbiamo subito uno stop a causa della pandemia di circa un anno, però comunque il progetto è attivo da allora e probabilmente continuerà ancora per diversi anni. La squadra di lavoro appunto è formata da noi e che abbiamo la particolarità in un certo senso di avere delle formazioni piuttosto eterogenee e abbiamo delle competenze di tipo epigrafico, paleografico, storico, archeologico e tecnologico che ci permettono di migliorare sempre di più i nostri metodi di indagine. Il progetto è svolto con la collaborazione del Dipartimento di Digital and Public Humanities dell'Università Ca' Foscari di Venezia ed è destinatario di un finanziamento da parte degli RHT e nell'ambito del progetto Biblissima Plus. Metodo di lavoro. Allora, la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stata quella di dividere un territorio così ampio come quello della laguna veneziana e delle isole. Infatti abbiamo diviso l'area in dei settori che hanno rispettato inizialmente i sestieri in cui è già normalmente divisa la città, però essendo delle aree piuttosto ampie sono stati necessariamente suddivisi a loro volta in delle micro aree più piccole, della dimensione di circa una, massimo due giornate di lavoro, e considerando anche la presenza di edifici storici, i quali solitamente, proprio per la loro storia e perché magari al loro interno hanno mantenuto un maggior numero di parti originali rispetto ad altri edifici, possono ospitare un maggior numero di graffiti. Un esempio lampante è Palazzo Ducale, il quale esso stesso, unico, cioè solo edificio, ha al suo interno circa 13 aree, perché la concentrazione di graffiti è veramente molto alta. Noi al momento, non avendo ancora finito la ricognizione, diciamo, ne abbiamo individuati circa 6.000, però è un numero altamente a ribasso. Ogni area è rinominata con il nome del sestiere, seguito da un numero progressivo. Qui potete vedere un'immagine con la divisione in aree di tutta la città, come vedete è piuttosto parcellizzata, insomma.
In cosa consiste la nostra attività sul campo? Noi indaghiamo sistematicamente tutte le superfici sulle quali è possibile individuare graffiti. E infatti in questo senso è piuttosto evocativo il nome del progetto, Venezia Libro Aperto, perché l'intento è proprio quello di leggere Venezia come se fosse un libro. Per il momento noi ci siamo, tra virgolette, limitati alle superfici esterne, perché indagare gli interni degli edifici storici è una cosa burocraticamente un po' complicata, però comunque l'obiettivo è quello di indagare anche gli interni. A livello di materiali sui quali si trovano i graffiti non facciamo distinzioni, infatti ne abbiamo su legno, mattone, intonico, cemento, vetro, e bene o male anche come posizioni non facciamo distinzioni, perché abbiamo moltissimi graffiti anche sul pavimento praticamente. E per quanto riguarda invece le tecniche di realizzazione, abbiamo dovuto fare delle scelte, abbiamo dovuto escludere penna e pennarello perché sono comunissimi, e abbiamo deciso di tenerli solamente perché, solamente se hanno una qualche rilevanza storica e o artistica, e nel caso della vernice la teniamo solamente se è a pennello ma non a bomboletta. Ogni fotografia deve avere un riferimento metrico. E proprio il metro è una delle attrezzature che noi portiamo sempre in ricognizione assieme alla macchina fotografica, con una serie di obiettivi, cavalletto, e particolarmente importanti sono il pannello riflettente e il faretto, che ci permettono di direzionare la luce e quindi vedere ogni singolo tratto, e anche il più usurato, il più rovinato dal tempo, del graffito, mentre l'attrezzatura da laboratorio si compone di tavoletta grafica e computer. Proprio grazie alla tavoletta grafica e a un software di elaborazione digitale creiamo per ogni graffito il rilievo, e creiamo appunto un layer rinominato con la numerazione progressiva di inventario. Questo è un esempio, spero che si veda, di un rilievo dove noi utilizziamo, abbiamo deciso per dare più visibilità di colorare, diciamo, tutto il solco, non solo il contorno, ma tutto il solco anche nel caso di un graffito picto. Successivamente al rilievo si procede con la correzione della georeferenziazione, poiché georeferenziare i graffiti a Venezia, soprattutto nelle calli più strette, è abbastanza complicato, quindi si sistema la georeferenziazione, e poi si procede con la scheda catalografica. Le schede sono, diciamo, un po' particolari, perché partono dal sistema IMAI, dell'Inscriptiones Mediaeve Italiae, che sono per la catalogazione epigrafica, ma dato che i graffiti coprono una maggiore varietà di tipologie, le abbiamo man mano adattate, quindi sono sempre in continua elaborazione in base a quelli che sono i nostri ritrovamenti. E presentano un sistema che è detto sistema senza spazi vuoti. Perciò ogni spazio vuoto, questo è un esempio di una nostra scheda, spero si vedano gli spazi vuoti, corrispondono a un problema. Quindi quando noi vediamo degli spazi vuoti, perché compiliamo, ognuno di noi tre compila delle schede, sappiamo che lì c'è un problema da risolvere o un graffito da tornare a vedere. Mentre il resto sono campi di testo oppure con le variabili sì e no. Bene, passiamo a parlare del GIS. Come già detto, Venezia presenta una serie di problematiche abbastanza gravi per la georeferenziazione. Per fare georeferenziazione procediamo con una serie di procedure ripetute continuamente. La prima è un tentativo di georeferenziare le foto tramite sistemi GPS che si rivelano sempre, dico la verità, poco efficaci. L'altra è tantissime misurazioni cercando punti di riferimento stabili. Per il progetto, per il GIS, abbiamo scelto di usare il sistema VGS84 per la georeferenziazione, perché uno degli obiettivi finali del progetto sarebbe lo sviluppo di un'applicazione per il pubblico, e quindi per avere una maggiore compatibilità nelle evoluzioni future abbiamo scelto VGS84. Le basi cartografiche che stiamo usando attualmente sono le CTR della città metropolitana di Venezia e la CTR della regione Veneto, Google Maps perché è carino, funziona sempre, e le varie cartografie storiche già referenziate, come esempio il catasto austriaco, che ci permette di dare una datazione anche a certi graffiti in base alla loro posizione. Ovviamente se un palazzo non c'era nel catasto austriaco possiamo già dare un termine esposto qua, ma abbastanza velocemente, abbastanza preciso. Qui abbiamo un esempio direttamente come appare il nostro GIS di un'area, nel preciso di Castello 4, in cui vediamo che ci sono tutti i punti dei graffiti, perché abbiamo scelto l'elemento punto come elemento del graffito, la cartografia storica del catasto perché
per quella più bella. E di fianco abbiamo la scheda del graffito, precisamente il graffito, quello che vedete, avete visto in copertina, che è un graffito della Seconda Guerra Mondiale riferito a un soldato inglese. La fotogrammetria inizialmente nel progetto era nata per bloccare le mie velità da Obelix, che voleva portarsi a casa tutte le colonne perché gli piacevano, ma poi si è rivelata molto utile per altre problematiche di studio. In primis il fatto che diverse delle superfici coperte da graffiti sono in posti in cui la ricognizione è relativamente limitata nel tempo. L'esempio in fotografia sono le porte dell'ospedale, Scuola Grande di San Marco, quindi non potevamo occupare l'area per più di tot tempo, quindi era un intervento che ho dovuto fare molto rapidamente. Inoltre le condizioni di luce non erano sempre ottimali, quindi con la fotogrammetria siamo riusciti a lavorare poi in un secondo momento con le luci in posizioni che non avremmo potuto ottenere nell'ambiente reale, senza contare che la fotogrammetria ci hanno permesso anche di lavorare durante il Covid, perché le prime siamo riusciti a averle in questo momento. Un altro problema che abbiamo quando studiamo i graffiti, che è forse uno dei problemi più grossi, è la datazione. Uno dei primi parametri che usiamo per datare un graffito è sicuramente la data, solo che la data in realtà non è un alleato sempre e comunque, poiché può essere la data di una firma, come in questo caso, in cui abbiamo questo Fede 1790, e come abbiamo potuto appurare grazie ad alcuni casi, come tipo una serie di firme di un certo Vincenzo Bianchi, che ogni volta che veniva a Venezia su un posto differente andava a rifirmarsi, a cambiare anno, in base all'anno in cui passava, sappiamo che sono, diciamo, delle firme che testimoniano il passaggio. Altre volte sono date che vanno a celebrare un evento, quindi commemorative. Altre volte sono riferite a delle navi, che quelle sono ancora più problematiche, perché là bisognerà capire, cosa che non siamo ancora riusciti a determinare al 100%, se si intende all'anno di varo, l'anno in cui è stato fatto il graffito. Quindi è una problematica che stiamo cercando di risolvere, e mano a mano che avanti il progetto aumenta la casistica, riusciamo ad avere delle informazioni sempre più precise. Ok, un altro elemento che può esserci estremamente utile nella datazione, che però purtroppo non abbiamo quasi mai, è la scrittura diagnostica. In questo caso abbiamo una mercantesca e una cancelleresca, che sono due scritture che hanno una cronologia ben specifica. Infatti iniziano ad essere utilizzate intorno al XIV secolo e terminano nel XVI secolo, giù di lì circa. Però solitamente noi ci troviamo delle scritture corsive generiche o delle capitali generiche che hanno delle cronologie lunghissime, anche perché i graffiti non è un tipo di, cioè non usano delle scritture formalizzate, non necessariamente, usano quello che conoscono, e quindi possiamo avere una varietà di casi a dir poco, insomma. Come per la scrittura diagnostica abbiamo anche il disegno diagnostico. In questo caso stiamo guardando quello che ha un sommergibile, quindi abbiamo attraverso alcune fotografie rintracciato questo come un sommergibile italiano, e quindi già abbiamo un termine iniziale di cronologia che è la fine dell'Ottocento con la costruzione del primo sommergibile. I primi dati di studio su questo graffito ci portano a pensare che sia un sommergibile argonauta della classe 600 utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale. Un altro elemento che ci permette di datare spesso i graffiti, abbiamo scelto questo che è abbastanza iconico, non so se si veda fino là in fondo, sono il contenuto dei testi dei graffiti. In questo caso, a parte lo scudo crociato, ma è il testo più importante, che è un abbasso la DC, sicuramente inteso come Democrazia Cristiana, quindi siamo sicuri che questo non è un graffito medievale, è un graffito sicuramente riferente alla storia della Prima Repubblica, quindi comunque abbiamo già una datazione abbastanza chiara. Altro fatto che ci permette di dare una datazione, comunque un termine supposto qua abbastanza veloce, ai graffiti, sono le stratigrafie. Come nello scavo archeologico, procediamo sempre allo studio in questi casi in cui abbiamo una situazione pluristratificata di graffiti, in cui nella prima fase è stato fatto il memento mori, questo bellissimo scheletrino, quella clessidra che è riempita, e in una seconda fase è stato fatto un graffito di una nave. Si riesce a determinare vedendo i solchi di graffiti come si sovrappongono e come vanno a fare il danneggiamento sul graffito. Inoltre, questo in realtà è il caso contrario, una problematica contraria, è se il graffito è in posizione primaria, gli utilizzi, eccetera. Il Leone del Pireo, per quanto sarebbe bellissimo aver trovato dei graffiti vichinghi a Venezia, è a Venezia ma non è in posizione primaria, quindi
tutta la storia del grafito va analizzata va analizzata nel contesto in cui è stato fatto in origine, quindi nel Pireo, però noi ce l'abbiamo a Venezia, quindi abbiamo dovuto studiarlo, quindi valutare la sua posizione primaria per andare a comprendere la situazione e l'evoluzione del grafito. In questo caso invece la storia di questo edificio, in particolare della colonna che vedete in immagine, ci aiuta a capire in un certo senso dove è stato fatto il graffito. Infatti il cortile della Niobe, che è il cortile che vedete in questa immagine, si trova a Ca' Giustinian a Venezia, che è l'edificio che è stato annesso a Ca' Foscari e che ora fa parte della sede centrale dell'università. Questo cortile è stato pesantemente rimaneggiato intorno al 1940, quando è stato adibito a sacrario per i caduti cafoscarini durante le guerre del Novecento, sostanzialmente. Infatti questa colonna che ha il graffito è questa qui, però fino ai rimaneggiamenti non era in quella posizione lì, perché lì c'era una scala. E quindi avere un graffito datato al 1908 ci aiuta a capire che il graffito non è stato realizzato quando la colonna era in questa posizione, e ci dice anche che la colonna non è stata realizzata ex novo, probabilmente si trovava in un altro luogo del palazzo, perché abbiamo visto, confrontandola con le altre colonne presenti all'interno del cortile, che i capitelli sono uguali, quindi probabilmente si trovava già lì in precedenza. Ok, lo stato dei lavori attuali, come abbiamo visto, il graffito più vecchio che abbiamo è del X secolo, che è il nostro bellissimo Luna del Pireo, anche se non è in posizione primaria. La data che abbiamo, il graffito con la data espressa più vecchia, è il 1552, in realtà ne avremo qualcuno di più vecchio di recente scoperta, ma teniamo questo che è il dato al momento della preparazione del PowerPoint, che è un graffito inerente alle elezioni dogali, si trova in Piazza San Marco. 2022 è il graffito più recente che abbiamo trovato, tra l'altro a tema Covid, interessantissimo, sarà interessante soprattutto per gli studi futuri. Attualmente abbiamo identificato, in una stima un po' ribasso in realtà, 13.575 graffiti, di cui siamo già arrivati a 4.005 rilievi digitali effettuati. Abbiamo completato 2.321 schede e attualmente la copertura della superficie urbana di Venezia è circa il 15%. E per finire, il ritorno al pubblico. Noi al momento non abbiamo un sito, che è però in lavorazione, e cerchiamo di dare un riscontro al pubblico attraverso i social, principalmente attraverso pagine Instagram e Facebook, dove abbiamo due appuntamenti settimanali, uno il martedì, dove lavoriamo un po' più sulle cose tecniche sia del nostro progetto sia con alcune pillole di epigrafia, e il venerdì, dove raccontiamo un graffito. Ad esempio abbiamo un bellissimo graffito su una colonna del Palazzo del Comune, dove c'è un ponte di Ria, c'è il ponte delle Guglie, l'abbiamo riconosciuto proprio grazie alle Guglie disegnate, e attraverso una serie di confronti con quadri e fonti storiche siamo riusciti comunque a rintracciare con una certa certezza il nome al ponte, e abbiamo raccontato la storia non solo del Palazzo del Comune ma anche dello stesso ponte. Questi sono i nostri due appuntamenti, più alcuni appuntamenti un po' così, con alcune date come accade oggi, ad esempio con la fondazione di Ca' Foscari abbiamo presentato il graffito della gondola che si trova sul portale della sede centrale. Abbiamo partecipato a maggio alla conferenza di Public History all'M9 a Mestre, al Museo del Novecento, dove ci siamo comunque interfacciati con altre realtà di studio italiane, e con la cittadinanza ci siamo comunque incontrati il 30 settembre attraverso il Veneto Night, dove abbiamo fatto fare agli ospiti una vera e propria ricognizione. Li abbiamo portati al cortile della Niobe, abbiamo fatto guardare loro le colonne con i fari, il pannello riflettente, pioggia permettendo perché quel giorno era abbastanza brutto, e poi abbiamo fatto fare il disegno e il rilievo, quindi grafico, creato i vari layer e fatto fare proprio tutto quello che noi facciamo per ogni graffito. Vabbè, poi appunto queste di solito sono in QR code, quindi... E grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie mille. Siamo al termine di questa sessione pomeridiana, abbiamo ascoltato tutti gli interventi previsti per questo pomeriggio, ringrazio gli autori perché sono stati rigorosissimi nei tempi, sono stati chiari nelle loro presentazioni e li ringrazio anche per il rigore scientifico con cui hanno portato e presentato le loro ricerche. È difficile riuscire a dare un filo conduttore a quello che abbiamo ascoltato questo pomeriggio perché ci spostiamo in cronologie, geografia, localizzazioni differenti. Quello che forse tende ad accomunare i primi tre interventi che abbiamo ascoltato è forse il tema del lavoro, approvvigionamento dei materiali, partendo da purtroppo da contesti e tecnologie differenti. Ma che cosa significa approvvigionarsi? Porsi questo tipo di domanda quando si studia un qualsiasi contesto archeologico vuol dire interrogarsi su aspetti sociali, antropologici, economici e politici. Significa valutare l'intensità e le tecniche del lavoro, appunto, la capacità di imporsi, abbiamo visto la classe imprenditoriale, l'elite sulle masse, la capacità di resistere, quindi appunto i lavoratori, il movimento, le scelte insediative, la sostenibilità e l'insostenibilità di reperire alcuni materiali. A questo tema, ovviamente, o questo doppio tema, fa eccezione sicuramente l'ultimo intervento, quello del gruppo Vela su Venezia, che con cui mi complimento perché avete fatto un lavoro di cognizione veramente impegnativo. Immagino non sia stato facile entrare in contesti abitativi chiusi o quant'altro, quindi davvero complimenti. E leggendo il vostro articolo mi ha incuriosito in fase conclusiva l'ultima frase, quando cito, credo, le vostre parole, quando parlate di fame, di storia, quindi il pubblico che vi chiede di raccontare, di narrare quello che riuscite a trovare da ricognizione. E volevo sapere da voi, una curiosità piuttosto che una domanda specifica, quali sono le storie che riuscite a raccontare attraverso questa schedatura di questi simboli, e se in assenza di elementi cronologici come quelli che avete mostrato, date o figure riconoscibili o attribuibili a qualcosa che possiamo riconoscere, se siete riusciti a definire attraverso il confronto figurativo, tipologico, stilistico delle cronologie che magari non sono visibili insomma, fisicamente sul posto. Allora, ti rispondo io alla prima domanda. E, per quanto riguarda le storie che raccontiamo, ciò che cerchiamo di fare è proprio trovare tutti i punti, diciamo un po' sicuri. Cerchiamo di dare appunto una storia che sia vera, quindi non partiamo da leggende, ma partiamo dai dati. E ad esempio il soldato che c'era in copertina prima ci ha permesso, grazie all'elmetto e principalmente all'elmetto, ma anche un po' a quella che è la storia della zona, il ponte dove si trova un 1946, ci sono altri dati che speriamo adesso di poter entrare in archivio e trovare, e che ci hanno permesso appunto di dargli una datazione, ma anche di trovare attraverso gli archivi canadesi una foto proprio di un soldato che appunto aveva quel tipo di elmetto, e di quindi dare un po' una cronologia tra la prima e la seconda, comunque guerra mondiale, principalmente seconda guerra mondiale per il soldato, ma per l'elmetto. E un'altra storia, ad esempio, sono le condanne a morte. Ne abbiamo alcune dentro le carceri del Ducale, una sulla Scuola Grande di San Marco, di cui vi ho mostrato prima lo stipite, e ci raccontano proprio queste storie di condanne a morte. Alcune sono più rintracciabili nelle fonti, altre, come quella appunto della Scuola Grande di San Marco, che non è rintracciabile, perché evidentemente si trattava di un cittadino non di così tanta importanza, però appunto è ricordata proprio con giorno, mese, anno, nome, cognome e provenienza del povero condannato a morte. Mentre per quello che riguarda le datazioni dei graffiti non diciamo propriamente datanti, abbiamo il vantaggio che Venezia diciamo ha una bella stratigrafia di cartografie, quindi riusciamo a vedere quando strutture vengono costruite, vengono demolite, vengono rifatte le facciate, quindi comunque una prima data, un termine posto qua molto rapido riusciamo a darlo.
In alcuni casi siamo riusciti ad avere dei confronti tra tipologie di graffiti simili, quindi siamo riusciti a datare altri graffiti. In altri casi, come tipo una collezione bellissima di A fatte per terra con una croce sopra, che tipo in realtà non riusciamo a capire. Quindi diciamo abbiamo ci sono in alcuni casi delle problematiche di attuazione che sono perché sono veramente non ne sono neanche nessuna documentazione fatta finora, e quindi sì, diciamo delle casistiche che sono lì maledette, rimarranno maledette forse per un bel po'. Grazie mille, grazie ancora, complimenti per il vostro lavoro. Io lascerei la parola al pubblico, sia quello presente fisicamente qui in sala, ma anche da casa. Se c'è qualcuno che ci guarda, ascolta da remoto, può intervenire, mi faramo arrivare domande. Tramite. Sì, sì, prego. Continuo, mi riallaccio a questo argomento, diciamo magari prima di cambiarlo. Intanto complimenti, molto interessante. Una curiosità più che altro, state riscontrando un'incidenza maggiore di qualche periodo storico sugli altri o magari qualche tipologia di iscrizione che si concentrano di più sui condannati a morte o piuttosto sui militari? Una curiosità di questo tipo. Allora, diciamo che da quello che abbiamo visto fino adesso e da quello che abbiamo a livello statistico possiamo dire che abbiamo che le situazioni cambiano molto a livello di contesti. Cito due contesti che sono sicuramente più esemplificativi. Abbiamo un palazzo che è attualmente una scuola media, superiore, che è Palazzo Ariani, in cui abbiamo un cortile in cui abbiamo 8 graffiti di navi datate tutte tra la fine del 600 e la fine del 700, quindi un secolo di navi, tutte tra l'altro codici molto elaborati, molto complessi, in alcuni casi cartiglio con nome della nave, eccetera, eccetera. In un altro quartiere, questa è una situazione molto interessante per lo studio, diciamo quasi antropologico, dell'evoluzione della città, che è il quartiere delle Carampane, ovvero il quartiere delle prostitute di Venezia, in cui noi speravamo di trovare qualche graffito a tema. Abbiamo trovato la più grande concentrazione di croci mai trovate in tutto il territorio veneziano. Ad ogni stipe di porta c'è una bella croce graffita, ma è comunque un dato interessante, perché vuol dire che alla fine della vita del quartiere delle Carampane, come quartiere delle Carampane, è stato fatto questo atto di purificazione del contesto. E quindi è interessante vedere come in base al contesto cambiano il tipo di graffiti. Le condanne a morte le troviamo principalmente sulle carceri, a Palazzo Ducale, Scuola Grande di San Marco, che comunque è di fronte a una piazza molto importante di Venezia, quindi diciamo luoghi legati a passaggi, eccetera. Altri simboli che segni che troviamo spesso vicino ai palazzi sono segni di affilatura delle armi, che stiamo adesso cercando di vedere se si riesce a determinare il tipo di arma cui è stata fatta l'affilatura per avere una cronologia anche di quel tipo lì. Diciamo è un po' esatto, cioè è molto è diacronico. Speriamo che venga fuori presto, perché la parte di programmazione è finita, stiamo aspettando semplicemente che il Cafosca li pubblichi. Se ci sono altre domande, ok. Per il dottor Terrizzi sul lavoro sulle cave, molto interessante, e forse non l'ho colto io, all'inizio viene presentata diciamo questa situazione dei corsi d'acqua diciamo in età romana e legato chiaramente anche al posizionamento delle cave, quindi volevo capire un attimo meglio il rapporto fra la distribuzione delle cave, perché chiaramente possono anche essere utilizzate come via di spostamento del materiale edilizio. E poi un'altra cosa, ho trovato bello questo abbinamento fra la presenza della cava e della villa vicino, non ho compreso se poi c'è un'emergenza diciamo muraria che ci collega il materiale della cava direttamente al materiale edilizio della villa, o seppure questo materiale, che magari non ipotizzo poteva essere meno pregiato, veniva utilizzato magari per annessi o per strutture secondarie di cui non si è individuato la presenza. Allora no, sì, le vie di comunicazione, sia le vie stradali sia vie d'acqua, venivano utilizzate, in quanto, fatto vedere la parte del pianoro di Centocelle, lì al lato passavano dei fiumi più grandi, cioè il fosso di Centocelle, quindi da lì era sia la via Lappicana sia il fosso di Centocelle, poteva permettere di portare materiali seguendo verso Roma Nord, verso la zona di Burtina. Per il rapporto cave e ville, sì, materiale è stato utilizzato,
in quanto nella dei grandi diverticoli, l'attuale via del Mandrione, abbiamo le cave, al cui interno trovate anche frammenti di lucerne che datavano, che i quali materiali sono utilizzati per la prima fase della villa lì presente, mentre nella parte alta, verso la zona Collatina, un suburbanum, cioè una zona di campagna, venne edificata sopra una delle cave, quindi si può dedurre che la cava era antecedente alla villa, a questo suburbanum, e la fase finale del suburbanum coincide con la riqualificazione della cava ipogea, in quanto uno dei pilastri venne restaurato in opera di IV secolo, in opera tarda antica, non mi viene in mente un attimo. Sì, in opera Invictatum, venne riqualificato. Questo è perfetto. Niente, grazie. Ci sono altre domande dal pubblico o altre curiosità, approfondimenti? Io avrei una domanda, una curiosità anche qui, non si tratta di domande cattive, per la dottoressa Nicoletta Sgarro. Sì. Ero curiosa di sapere che in fase conclusiva forse ho capito male qual era la tua ipotesi, il tuo pensiero al riguardo. Il confronto sull'oggetto che te hai analizzato, sullo spicillo, daterebbe appunto l'oggetto al IV secondo secolo avanti Cristo, se non sbaglio. E invece dalle fonti ci raccontavi te, siamo a conoscenza del fatto che l'ottone nella zona da cui verrebbe appunto il confronto non sarebbe attestato o comunque l'utilizzo dell'ottone per la produzione di determinati oggetti. Qual era la tua posizione in merito, se avevi cercato di capire perché c'è questa discrepanza tra cronologie e datazioni? Esatto, perché comunque noi stiamo facendo delle analisi per vedere la reale datazione dello spicillo. Siamo ben coscienti che comunque l'ottone tra il IV e il II secolo avanti Cristo non era assolutamente presente nell'area del Mediterraneo, ma lo ritroviamo nell'area dei Balcani. E come ho mostrato nell'ultima slide, nella cartina geografica dell'Impero Romano, comunque l'Impero Romano doveva ancora annettere a sé l'area balcanica. Quindi o c'erano delle rotte commerciali già esistenti, e questo può anche darsi, ecco perché comunque stiamo facendo anche analisi sul che tipo di ottone o comunque se l'oggetto era stato trasportato o meno. Comunque non è stato ritrovato su fondali marini, perché altrimenti ce ne saremmo resi conto quando siamo andati a fare analisi di pH o comunque durezza dell'acqua, che comunque non c'è. Mentre io sono dell'idea che comunque potevano esserci delle rotte commerciali già esistenti, perché ci ritroviamo lì dove sono state rinvenuti questi manufatti che vi ho mostrato, più o meno tutti appartenenti alla stessa, quasi alla stessa area di scavo. Comunque ci ritroviamo anche con la datazione degli altri manufatti, che corrispondono tra il IV e il I secolo avanti Cristo, ma non di più. Quindi io penso che ci siano state delle rotte commerciali preesistenti prima che l'Impero Romano annettesse l'area balcanica. Grazie mille, grazie. E poi sempre un'altra domanda, curiosità. Che cosa si intende per protocolli green legati al restauro e alla conservazione? Se ci sono dei vantaggi rispetto a quelli chimici, degli svantaggi, come vi comportate rispetto a questi protocolli? Allora, noi stiamo cercando di adottare dei protocolli green, green inteso come utilizzo di agenti biologici, tipo funghi o batteri, che comunque sono inermi, ovvero non patogeni per l'uomo, per andare a pulire la corrosione o addirittura stabilizzarla, in modo tale da non far sì che non ci siano nuovi fenomeni di corrosione, perché comunque nel momento in cui noi andiamo a stabilizzare o a pulire con un fungo, con un batterio, ad esempio mi viene in mente per il ferro, già fonti di letteratura ci dicevano che comunque veniva utilizzato il Theobacillus, che vive in condizioni estreme, ovvero un pH di 3.5, lì ovviamente noi abbiamo
in generale un pH un po' diverso, quindi tu puoi andare ad utilizzare il Theobacillus sul ferro senza andare ad intaccare quella che è il fenomeno corrosivo, addirittura a stabilizzare la corrosione, anche perché bisogna tenere presente che quando si fa una caratterizzazione chimico-fisica si fa anche una caratterizzazione biologica, in modo tale da vedere che tipo di batteri o che tipo di funghi sono presenti su quel manufatto, in modo tale da andare a stabilizzare anche questi tipi di batteri o funghi, perché sono quelli che poi danno vita alla corrosione microbiologicamente influenzata, ovvero questi microorganismi possono andare ad iniziare o facilitare o addirittura ad accelerare i fenomeni di corrosione. Quindi noi li combattiamo, tra virgolette, con altri batteri o con altri funghi, che comunque in base al tempo in cui noi li facciamo stare possono andare o a pulire tutta la corrosione oppure a stabilizzarla. Io sono un po' di più per la stabilizzazione della corrosione, in modo tale da lasciare sul manufatto quello che ha passato in tutti questi anni, in modo tale da stabilizzare il tutto e farlo vedere così com'è. Grazie mille, grazie. Ci sono, sì, prego. Volevo chiedere qualcosa alla persona che ha parlato del Castellum di Schio. Ecco, no, un'osservazione e poi una domanda. La domanda un po' così anche per permettere magari alla comunicazione di essere completata, visto che si è dovuto interrompere per mancanza di tempo, essendosi concentrato un po' di più sugli aspetti analitici. Quindi la domanda riguarda questo, cioè se le analisi quantitative che ha fatto sono state utili per chiarire qualche aspetto, qualche questione storico-archeologica più ampia. E quindi magari così può completare. Poi l'altra osservazione invece di dettaglio che volevo fare, visto che ho bazzicato un po' questi argomenti nel corso dei miei studi sulle quantificazioni in campo edilizio, è cioè forse bisogna porsi anche il problema fin dall'inizio se 2000 uomini tutti insieme potrebbero mai lavorare nello spazio a disposizione, quindi forse è un'ipotesi che va scartata immediatamente. Cioè, di solito si prende in considerazione il fatto che ci deve essere una distanza fra una persona e l'altra che corrisponde normalmente a quella delle braccia distese. Sì, allora per quanto riguarda la prima domanda, gli studi sulla quantità, sulla volumetria, quindi di metri cubi asportati durante lo scavo del fossato, permettono di comprendere o perlomeno di valutare diverse possibili variabili per quanto riguarda i tempi di realizzazione del sito, perlomeno per quanto riguarda il fossato, perché poi in realtà ci sarebbe da valutare, ma è molto più difficile da eseguire un calcolo di questo genere, i tempi di realizzazione in proporzione alla forza lavoro per la costruzione del terrapieno, per il montaggio delle strutture interne o delle tende, lo sbancamento della fascia meridionale del sito, che è stata individuata tramite sondaggi e fortunatamente eseguiti anche da geologi, e il trasporto del materiale di risulta da un lato all'altro del sito ai fini di aumentare il dislivello tra la parte interna del sito e l'esterno. Quindi il calcolo delle volumetrie consente di cominciare a ragionare sui tempi di realizzazione e sulla difficoltà di questo genere di operazioni, oltre anche sulla programmaticità della posizione dell'accampamento, che deve essere stata ragionevolmente scelta sulla base della posizione per quanto riguarda la viabilità e la possibilità di trasporto dei materiali o delle truppe, e la disponibilità di materia locale, non soltanto la pietra che c'è nella zona, ma anche il legno. Io non ho fatto i calcoli, per esempio, su che cosa possa comportare in termini di quantità di legname il riscaldamento di 2, 3, 4.000 uomini, il legname utilizzato per la cottura dei cibi di un tale contingente, o la realizzazione delle impalcature di legno per sostenere le tende. Per fare un esempio, sulla base dei resti delle tende di cuoio rinvenute nei dintorni di Valkenburg e in altri siti olandesi, una singola tenda per 8 persone, per 8 militari,
un contubernium, solo il cuoio pesava grosso modo 50 kg. Quindi è chiaro che tende di questo genere, oltre a prevedere 3.000 e 2.000 muli al seguito di ogni legione, prevedono un ingente trasporto di legname o deforestazione completa dell'area per parecchi chilometri. Il mio calcolo non ha incluso ipotesi di questo genere, perlomeno per ora, però mi sembrano piuttosto ardue da proporre al momento. Però si può cominciare a ragionare su che tipo di contingente può aver lavorato e può aver eseguito un lavoro di questo genere. E anche, eventualmente, su che tipo di impatto economico può aver avuto l'esistenza di un sito di questo tipo, anche se di breve durata, sul territorio, in termini di eventuale conflitto con altri siti circostanti, ma anche in termini di collaborazione con altri siti circostanti. Uno dei due siti che non ho fatto in tempo a presentare è un sito che viene abbandonato improvvisamente, anzi sono due siti abbandonati improvvisamente anche con tracce di incendi nei dintorni dell'accampamento. Uno io ritengo sia troppo distante, in più è montagna. L'altro è un sito molto famoso per la produzione dei metalli, a Sant'Orso, per la produzione dei metalli e la produzione lagnera. Sarebbe interessante valutare se esiste un incremento della produzione lagnera nei dintorni dell'accampamento che potrebbe essere in relazione con il fabbisogno di 3, 4, 5 mila militari che potrebbero essere lì per degli scopi che io ignoro completamente, ecco, insomma. Per quanto riguarda la seconda domanda su quanti uomini possono aver lavorato contemporaneamente lungo il perimetro, ora il perimetro del fossato è 1230 metri e il perimetro del terrapieno è un centinaio, 150 metri più ridotto in quanto è interno al fossato. Il fossato è largo 11 metri, infatti nell'ultima nella slide io ho ipotizzato che il fronte di scavo possa essere stato lavorato non da 2 o 3 mila uomini, ma probabilmente da 500, però necessariamente aiutati da almeno uno, due, se non anche tre commilitoni, e questa è un'ipotesi fatta anche per quanto riguarda gli studi internazionali su questo tipo di accampamenti, che ovviamente ho considerato, anzi sono quelli a cui mi sono ispirato, e, per la difficoltà del trasporto del materiale. Ora il fossato è profondo dal piano di calpestio romano 3,5 metri, è chiaro che ed è largo 11 ed è a forma di V, è una fossa fastigata ed è molto stretta, larga poco più dei piedi di una persona nella parte più profonda, quindi è chiaro che man mano che i militari che hanno effettuato lo scavo scendevano in profondità necessariamente devono essere stati coadiuvati da altri commilitoni, se non addirittura da sistemi, che non so, sparo a carrucola per la rimozione del materiale di risulta, che tra l'altro è anche fortemente influenzato dalla presenza di banchi rocciosi e di ciottoli, anche molto grandi, anche di oltre 0,5 metri, in tutta la zona. Quindi, oltre alla volumetria, bisognerebbe fare un calcolo del peso di questo materiale che può aver avuto un'influenza veramente notevole. In una slide che non sono riuscito a presentare, ho tentato di fare almeno una stima approssimativa per quanto riguarda la quantità di contingente che poteva essere stanziato in un sito di questo genere, valutando la superficie interna calpistabile del sito, che escludendo il terrapieno è più o meno 70.000 metri quadrati. Sulla base dei confronti con gli studi di Elizabeth Shirley e Richardson, il risultato è grosso modo 21-22 manipoli proposti per un accampamento del secondo secolo avanti Cristo, che corrispondono grosso modo a una forza di 3.500 uomini, grosso modo. Però non è da escludere che solo una parte del contingente abbia eseguito l'operazione edilizia, mentre un'altra poteva essere dedicata ad altro. Grazie. Grazie, abbiamo altre domande dalla sala? Sì. Sempre per il dottor Farronato.
purtroppo proprio nel momento in cui hai dovuto, insomma, velocizzare la cosa. Che tipo di relazioni c'erano fra questo accampamento qui e, penso, delle relazioni, insomma, spaziali o planimetriche, con, ho visto appunto che avevi citato nella slide, gli accampamenti scoperti nella zona di Trieste negli ultimi anni? Allora, sulle montagne del Carso Triestino dal 2013 a oggi sono ancora attualmente in corso di studio e di scavo, tre differenti accampamenti militari di epoca romana, il più grande dei quali è di oltre 13 ettari e potrebbe essere in relazione alle guerre istriche. Lì i problemi sono di diverso genere. Allora, per quanto riguarda la tipologia planimetrica, il sito di Schio a pianta quadrata è sostanzialmente l'unico finora ritrovato in tutta l'Italia settentrionale che a me risulti. Specifico questa cosa. Però perlomeno dal fiume Oglio, che è dell'area che avevo considerato in un'altra ricerca, tra il fiume Oglio, quindi Lombardia, e Carso Triestino, e grosso modo tra il Po e le Alpi, non ce ne sono altri a pianta quadrata. E questo è già un caso, tra virgolette, anomalo. Sebbene Livio e altre fonti letterarie facciano spesso riferimento ad accampamenti, anche Polibio, di forma quadrata, la realtà archeologica è che tra terzo e secondo secolo a.C. quasi tutti gli accampamenti individuati in ambito europeo e internazionale, in generale mediterraneo, hanno pianta poligonale. Solo dalla fine del secondo secolo cominciano planimetrie più regolari, con alcune eccezioni, soprattutto in Spagna, dove ci sono accampamenti quadrati, qualcuno sì c'è, anche di piena metà del secondo secolo a.C. Ora, gli accampamenti triestini hanno pianta poligonale, il maggiore, gli altri due hanno pianta, uno a pianta rettangolare e un altro ha una planimetria poligonale, però con maggiore regolarità. Sono comparti territoriali completamente differenti, questo di sicuro, perché quelli degli accampamenti triestini, se non sono in relazione con le guerre istriche, è difficile collocarli all'interno di ipotetiche campagne militari. Lì però sono stati anche individuati oltre 200 clavi di calzature militari, ci sono armi all'interno dei tre siti, ci sono tracce di picchetti delle tende con confronti con quelli degli accampamenti di Numanzia del secondo secolo a.C., quindi è una realtà anche che ha reso possibile il rinvenimento di materiali anche tipici di quel tipo di apprestamenti. L'accampamento di Schio è una situazione differente, è stato pesantemente spietrato nel corso degli anni per finalità agrarie, nel corso del Novecento, fino a che la soprintendenza ha posto il vincolo, per fortuna. È una zona che è anche battuta da gente con metal detector, quindi è difficile fare una valutazione reale sullo stato originario del complesso. I tre siti triestini sono in montagna, invece questo è alla base dei monti, è in alta pianura, è ai piedi dei monti, ma quindi è difficile. Per quanto riguarda invece i confronti di proporzioni tra i siti, senza escludere altre possibilità, è probabile che anche i siti triestini non siano sufficienti per alloggiare accampamenti legionari. Questo sì, l'ho scritto anche in un articolo del 2020, sebbene non siano da escludere altre possibilità, perché ci sono molte varianti. Ci sono molte variabili. Non ricordo le dimensioni di una legione premariana, però... Si tratta di una cifra variabile tra 4.500 e 5.000 uomini, compresa la cavalleria, e grosso modo, su base archeologica, in base ai siti noti, le dimensioni dell'area occupata variano tra i 17 e i 28 ettari per ogni singola legione, grosso modo con una media generale frequente nei dintorni dei 20 ettari. Ora, il sito di Schio è tra 9 e 10. Gli accampamenti triestini, uno è di 2 ettari, circa di 2 ettari, un altro è di quasi mezzo ettaro. Il più grande è di oltre 13 ettari, questo è vero. Quindi
se uno volesse ipotizzare una legione non completa nel suo organico, già per esempio lì le dimensioni potrebbero variare per l'area occupata dallo stanziamento. Ne sono veramente molte variabili da valutare. Grazie. Grazie. Grazie, abbiamo altre domande? Curiosità? Sì, anch'io avevo una considerazione per Omar Faronato. Diciamo, l'approccio è interessante, vedere tutti quei numeri, quei calcoli, è divertente per quanto mi riguarda. È fortemente deterministico come sistema. Ora, forse varrebbe la pena, non ho capito bene se lo hai fatto nei calcoli, mi ero un attimo perso a un certo punto, dovrei leggerli. Calcolato, comunque, varrebbe la pena calcolare il fatto che la Terra, quando viene scavata, aumenta di volume 3 volte, quindi circa 3 volte. Quindi in qualche modo la corrispondenza tra il terrapieno e il fossato forse andrebbe rivista. Oppure ci può essere il tema della compressione della terra una volta scavata per fare il terrapieno, che però implicherebbe altre ore lavoro e quindi i calcoli dei tempi per realizzare l'opera andrebbero riviste rialzando anche in maniera sostanziale. Allora, noi non ho fatto calcoli per quanto riguarda la possibile compressione del terreno successivamente allo scavo. Credo che sia molto difficoltoso eseguire un calcolo di questo genere. Il terrapieno, la parte meridionale del sito è molto meglio conservata rispetto a quella settentrionale per questioni di lavorazioni agricole della zona e di urbanizzazione. Quindi la parte meglio conservata del terrapieno oggi è alto fino a 1,60 m nelle zone angolari della parte meridionale, e anche il muro è conservato fino a quasi 1,60 m in alcuni tratti, in alcuni 1,60 m di altezza. Però sempre nella fascia meridionale i sondaggi archeologici hanno permesso di comprendere che alla base, perlomeno dove sono stati realizzati i sondaggi, i terrapieni sono larghi 10 metri, ma la porzione superiore è sostanzialmente collassata su se stessa fino a occupare 20-30 metri di estensione del terreno. Quindi è molto probabile che il terrapieno fosse molto alto in origine. Però stimare realmente quanto potesse essere alto, quanto potesse influire la compressione del terreno dopo la rimozione originaria, la maggiore o minore presenza di ciottoli, a seconda della posizione di quel tipo di sottosuolo all'interno dei livelli di profondità del suolo stesso della zona, credo che sia veramente difficoltoso, e dovrei entrare in possesso di dati che non ho e farmi aiutare da ingegneri e geologi. Certo, no, va bene. No. Però era una considerazione, ecco, magari diciamo inserire anche una variabile un po' più elastica, una forchetta un po'... Sì, nell'articolo ci sono più variabili. Okay, basta. Ho ne ho presentato soltanto un paio. Certo, va bene. Poi volevo fare una considerazione sui colleghi del progetto Vela, molto interessante il dataset che avete a disposizione. Un elemento che mi è venuto in mente è quello di isolare diciamo i graffiti che possano condurre a delle considerazioni geografiche, cioè lingue diverse, luoghi, perché considerando in qualche modo il ruolo di Venezia nel Mediterraneo, vi può dare modo di creare delle network analysis sia diciamo diacroniche sia su periodizzazione delle connessioni di Venezia con
tutto il Mediterraneo. Sì, e infatti è solo che nel tempo abbiamo scelto di scegliere di cosa parlare dalla scheda. Nella scheda è già presa in considerazione tutta l'analisi linguistica, cioè abbiamo già inserito in formato ISO, non mi ricordo il codice, comunque la siglatura a tre lettere delle varie lingue, compreso, siamo andati in cerca del livello di glottologia, anche delle forme dialettali, perché nel caso del Veneto le forme dialettali sono abbastanza pesanti e caratteristiche, e magari speriamo di trovare anche dialetti che non sono il Veneto. Sarebbe originale e interessante. Comunque sì, abbiamo già diversi casi di altri alfabeti, abbiamo l'alfabeto scritto in armeno, in greco, in russo, altri cirilli, forme di linguaggi estoeuropei che io non so distinguere ancora, quindi mi sto facendo aiutare. Mi chiedo scusa, non sono così esperto. Vale. Ovviamente lingue, abbiamo casistica pressoché completa, anche arabo, tutto quanto, quindi diciamo sì, è già uno dei parametri che stiamo seguendo. Abbiamo anche iscrizioni in latino, quello, abbiamo un po' di tutto, insomma, ormai è quello. Bene, grazie. C'è qualche altra mano alzata? Penso no, aiutatemi. No. Va bene, quindi io direi di poter concludere questa seconda sessione. Vi ringrazio tutti per aver partecipato, per essere stati qui. Ricordo a tutti, a chi volesse appunto recarsi alla presentazione del libro, del fumetto dell'illustratrice Chiara Raimondi alle 18:30 in via Pantaneto dalla libreria Rebecca. Quindi a chiunque volesse partecipare siete caldamente invitati. Grazie a tutti e ci rivediamo domani mattina alle 9, perfetto, alle 9 domani mattina. Buona serata a tutti.